proposta di risoluzione avente ad oggetto stanziamento fonti e risorse per salvaguardia verde pubblico. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente. La proposta di risoluzione è pervenuta in commissione su iniziativa dei consiglieri Laddaga e Tudino della lista civica e la commissione ha dedicato un paio di sedute alla elaborazione e alla integrazione del testo che risulta stringato, ma non per questo non importante. E anzitutto prego anche per questa occasione l'ufficio di presidenza, l'ufficio consiglio in fase di coordinamento formale di aggiungere il visto del parere della commissione che nell'atto depositato non compare. Anche questa risoluzione è stata approvata all'unanimità dei presenti nella seduta del 9 dicembre. Come dicevo, la salvaguardia del verde pubblico, i consiglieri proponenti hanno avuto la sensibilità di portare all'attenzione della commissione questo problema e devo dire che tutti i commissari hanno accolto con favore questa iniziativa perché è sotto gli occhi di tutti quello che comporta le difficoltà di ordine finanziario che stiamo vivendo. Devo preannunciare al Consiglio e ai commissari che non fanno parte della prima commissione che altri due consiglieri, la collega Vitrotti e il collega Cofano, hanno preannunciato di essere promotori di iniziative similari, ovviamente per altri ambiti, ma sempre che riguardano il verde, per cui prossimamente torneremo a parlare più specificamente anche di questi argomenti. Questo attiene esclusivamente alle ville storiche che, come sapete, il municipio non ha alcuna competenza, per cui richiamiamo l'amministrazione centrale, quindi impegnando il Presidente a far sì che vengano destinate più risorse. E la Commissione ha accolto anche una sollecitazione della collega Lanotte che chiedeva che il Dipartimento effettui maggiori controlli, cosa che voglio dire abbiamo accolto tutti con estremo favore non appena è stata proposta. Non mi dilungo ulteriormente perché l'atto è ben fatto, strutturato per le finalità che ci prefiggiamo, quindi richiamare l'amministrazione centrale a un nostro bisogno che ovviamente non è nostro dei consiglieri ma è a beneficio di tutti i cittadini, trattandosi di ville e aree storiche e ambientali di particolare pregio. Grazie. Grazie consigliere Poli, apriamo la discussione. Consigliere Giuliano, prego. Allora, d'accordo con il Presidente della Commissione, ovviamente, che ha recepito nei lavori le sensibilità di tutti i commissari e quindi è uscito fuori un qualcosa che sulla carta ovviamente può fare la differenza. Dico sulla carta perché poi vorrei fare un passaggio che se la situazione di questo settore è arrivata ad essere quella che conosciamo è perché ormai non ci sfuggirà che tutto quello che è successo è stato fatto nel tempo affinché questa struttura, no, comunale, quindi di Roma Capitale, potesse cominciare ad avere dei problemi di respirazione, no? E quindi di ossigeno. E quindi è stata una cosa che negli anni volutamente ha portato ad una totale dismissione di un patrimonio anche dal punto di vista del personale. Ricordo che il Comune di Roma aveva la scuola giardinieri che era comunque la più apprezzata nell'ambito di Roma Capitale e altre cittadine europee, quindi era un fiore all'occhiello e con gli anni il personale non è stato più rimpiazzato, i mezzi sono stati sempre di meno per arrivare poi a dover esternalizzare ovviamente cose che potevano essere curate e direttamente affrontate dall'amministrazione. Quindi questo oggi ci risulta tutto più chiaro di un'azione precisa
ad indebolire questo strumento, ed è normale che poi ci troviamo in una situazione che è stata elencata, quindi di avere non solo nel nostro territorio due grandi parchi che potrebbero vivere di luce riflessa, come il Parco degli Acquedotti e la Caffarella, ma anche più piccole strutture come le ville, ma anche appezzamenti più, diciamo, più piccoli che sono in capo all'amministrazione nella loro manutenzione, che lasciano una fotografia molto desolante, e quindi poi utilizziamo la parola decoro, no? Che poi ci riempie la bocca, perché questo effettivamente è quello che risulta. Oggi con questa risoluzione le intenzioni a noi non ci mancano, è ovvio, ma ci dovremmo scontrare con una rifondazione di questo settore, veramente, cioè dall'inizio alla fine va rimesso in piedi completamente, perché ormai è stato, come si dice, inquinato nel tempo da situazioni ovviamente non chiare. Quindi si è dato meno forza agli uffici, ogni municipio all'ufficio giardini, che dipende dal dipartimento, ma che dovrebbero essere quelli che appunto devono intervenire ogni qualvolta ci sia necessità. E invece, se andiamo a fare un salto, come ben tutti sapete, sono ridotti come numero al lumicino, non hanno la possibilità, non hanno i mezzi, e quindi hanno, come si dice, sventrato un sistema che era veramente una cosa particolare. Ripartire? Certo, bisogna sempre ripartire. Non so come l'amministrazione centrale si affronterà e si porrà di fronte a questo argomento. Certo è che diventa di urgenza, di necessità, perché poi sennò assisteremo che la gente si organizza per conto proprio, e quindi ulteriori schiaffi che arrivano alle istituzioni, che non sono in grado nemmeno per garantire il minimo decoro decente sindacabile, che è ovvio. Assistiamo a retake, assistiamo a organizzazioni dei cittadini che si organizzano, e noi rimaniamo così fermi a subire questo tipo di iniziativa senza poter dare una risposta, perché ci abbiamo in mente quello che serve, ma poi non veniamo ascoltati, perché dietro c'è la volontà di distruggere un settore che era all'avanguardia e che poteva fare la differenza. Adesso riprovare a risistemare, a ricreare tutto questo, c'è bisogno di non solo di personale ma di fondi, e sappiamo che l'unica parola che sentiamo dire è: non ci sono soldi per fare, no? Nulla. Quindi ci rimane solo, e chiudo Presidente, ci rimane solo la soddisfazione di dire che ci abbiamo pensato, vogliamo essere propositivi, però poi saremo relegati al fatto di chi di sopra di noi nel trovare tutte quelle risposte, tutte quelle economicità che sono fondamentali per poter mettere in piedi un servizio di questo tipo, che Roma deve essere degna di avere questo tipo di intervento. Grazie. Grazie a lei, consigliere Giuliano. Altri interventi? Consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Ci sono alcuni aspetti importanti della risoluzione. Anzitutto va chiarito, per l'appunto, che trattandosi in particolare di ville storiche, il municipio non ha la competenza e la possibilità di intervenirvi. Quindi si tratta di un forte richiamo al sindaco, e in diverse situazioni il municipio ha reclamato l'esiguità e l'insufficienza delle risorse anche finanziarie stanziate a tutela e a manutenzione del verde pubblico, ma si tratta di unire la voce del Consiglio a questo richiamo, perché Roma non è chiaramente solo la Roma delle
diciamo delle mura e del cemento, abbiamo detto un'altra volta, è diventata la città del cemento Mori, piuttosto che per la sua tradizione essere la città del centro della spiritualità e del memento Mori per tutta l'umanità. E la Roma è anzitutto e ancora la possibilità di essere la Roma di Goethe, quella Roma in cui, arrivando con questo viaggio sentimentale, viaggio spirituale, questo insieme di meraviglie architettoniche e storiche erano immerse nel verde e nella, diciamo, anche nel rispetto da parte della cittadinanza. Questo è ricordato, questo tipo di valore, vorrei dire addirittura di identità di Roma, legata all'intreccio strettissimo tra verde e patrimonio storico, archeologico e culturale. È un tutt'uno, non si può tutelare l'uno senza l'altro. E è stato simbolo di questo la caduta la caduta del Leccio dell'Alberone, è stato il simbolo di questo, e ha toccato emozionalmente tutto un territorio, perché ha mostrato la condizione in cui Roma si è dimenticata di se stessa. E, tant'è che nell'atto si parla di simbiosi tra città ed ambiente, ed è ciò che va ribadito. Si tratta di una simbiosi non solamente biologica, ma una simbiosi storica e culturale. Quindi l'atto è stato impostato in tal senso, riteniamo che sia molto importante, che sia molto importante unire la voce di tutti i consiglieri nel reclamare una adeguata tutela di ciò, e ricordando anche, come è ricordato nell'atto, l'impegno estremamente puntuale, forte, volontario, gratuito che stanno garantendo molti cittadini in questi parchi, storici, molti cittadini che si stanno auto-organizzando per tutelarli. Siamo stati molto vicini nei mesi scorsi a perdere quel patrimonio verde di, ad esempio, di Villa Lazzaroni, perché non c'erano i soldi per mantenerlo, e quindi lavori molto costosi che erano stati effettuati potevano essere persi in pochi mesi con l'estate. E cosa è accaduto? Che vari cittadini si sono auto-organizzati in comitato e hanno difeso quel territorio. La stessa cosa è accaduta in parte su Villa Lais, è accaduta a Villa Fiorelli, sta accadendo in varie parti della cittadinanza. È importante, almeno per quanto ci è possibile, visto che come municipio abbiamo competenza per le aiuole e poco più, ricordare al comune e al Campidoglio l'importanza per i cittadini e per la vita di ogni momento di quelli che sono i veri fori, i veri luoghi di incontro della cittadinanza, che sono non solo le strade ma sono anche le ville, soprattutto per quelli che sono i bambini, le famiglie, gli anziani. E quindi spero che tutta la voce del Consiglio si unirà a questa proposta. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matrondo, la prego. Grazie Presidente. Allora, ringrazio il Consigliere Poli che ha fatto i nomi dei promotori di questa risoluzione. Non c'era la firma, però sono stati fatti lo stesso i nomi, è uguale, quindi consigliere Laddaga e consigliere Tutino, se non erro. È regolare, anche se è passato in commissione. Ho sentito parlare, accentuare parecchio sulle ville, ma il problema non sono le ville, il problema è il verde del nostro municipio. Se voi guardate Villa Lazzaroni, come dite, Villa Lais, Villa Lazzaroni, tutte queste belle zone carine centrali, poi andate a via Nobiliori e gli alberi superano i palazzi. Se andate a via Tuscolana, gli alberi stanno dentro dentro gli appartamenti, la gente addirittura se li pota da solo, si fa proprio a livello di albero di Natale. Quindi se andate a Largo Spartaco non è stato mai potato, sono state potate le zone limitrofe, è stato lasciato Largo Spartaco perché non si capisce il motivo. Quindi la manutenzione del verde non significa soltanto potatura, ma significa anche contenere l'albero all'interno della propria sede. Perché questo? Perché i danni che stanno facendo gli alberi forse a qualcuno sfugge, mentre all'interno delle ville c'è un bel terreno dove può sopportare benissimo il radicamento degli alberi, su molte strade e molti marciapiedi sta diventando un disastro.
È vero, mancano le risorse, ma le risorse mancavano anche 3, 4, 5 anni fa, quando alla Pineta, la vecchia Pineta nostra, no, la Pineta di San Policarpo, la vogliamo chiamare, il camminamento della Pineta, quando c'era rischio sulla caduta degli alberi, il comune intimò al proprietario del terreno di tagliare gli alberi, quello ha detto ok, recinto tutta l'area, ha recintato tutto quanto il parco, sono usciti fuori i soldi per podare gli alberi da parte del comune, perché è stato il parco recintato per parecchio tempo. Il consigliere Giuliano, che è molto amico del proprietario, mi può dire se ho torto ragione. Quindi, ecco, vedi, il principe Gaetani. Quindi la valutazione del verde è vero. Certo, una risoluzione di questa è come una goccia all'interno di un, no, di un bicchiere, ma dentro, ma neanche l'oceano è troppo. È una cosa un po' banale, secondo me, perché non prendetela come un'offesa. In questo momento dove stanno arrivando tre ispettori, cioè gli ispettori da parte del Comune di Roma che stanno controllando tutte le gare d'appalto, in un momento dove è stato raschiato il fondo, non ci sono i soldi, non c'è più niente, voi immaginate che rumore possa avere, se non a livello mediatico di qualcuno, la presentazione di questa risoluzione. Perché non credo che il nostro sindaco abbia il tempo di leggere questa risoluzione e dire adesso vi faccio arrivare i soldi, perché non è in grado di farlo, non può farlo, è impossibile da farlo. Pertanto, forse se questo si faceva in un momento meno critico, che poteva essere, non so, circa un anno fa, perché il problema c'è dalla vecchia consigliatura a scendere fino alla nuova consigliatura, forse un po' di ascolto qualcuno ce l'avrebbe voluto fare, forse qualcuno non si sarebbe trattenuto i soldi dentro casa, avrebbe capito che quei soldi devono essere investiti per la potatura e per la cura del verde. Detto questo, non è che voterò contro questa risoluzione, perché quando il piatto è ricco mi ci ficco, si dice, perché giustamente ho detto non votare, che poi scusate se dico reperire e stanziare adeguate risorse, ma come si fa? Ma chi è che reperisce le risorse? Se il bilancio è bloccato, è tutto bloccato, a che serve questo? Che il consigliere Poli giustamente ha elogiato i promotori, però il consigliere Poli, prima di portarla in commissione, doveva dire, ragazzi, non è il momento questo di lavorare, che questa commissione, con tanti problemi che magari, forse pure della stessa corposità, voleva dire non è il caso di chiedere dei fondi in questo momento al nostro sindaco, visto il momento particolare che sta vivendo il Comune di Roma. Però se una maggioranza, all'interno di una maggioranza, se scorpora e decide di farlo, noi del Consiglio siamo contenti di votarla, perché Presidente della Commissione Urbanistica, verde no, il verde è la Presidente Fantino, credo, e infatti, sì, il verde non ce l'ha il Presidente, ce l'ha la Presidente Fantino. Una risoluzione così importante, se tale è, in questo momento deve esserci qui la Presidente Fantino, che ha purtroppo la delega sul verde, o sbaglio? Grandi parchi e ville e robare, quindi come no? Sì, legge regolamento, sì, quindi ambiente, e ambiente che è? Non credo che questo non è ambiente, a meno che non è un altro tipo di ambiente, e allora sono d'accordo, però se questo è ambiente, il nostro presidente Fantino, che oggi credo che compia gli anni, auguri in diretta da parte di tutto il Consiglio, e ha fatto il consiglio nostro, oggi è il compleanno della nostra Presidente, e magari doveva stare in quest'aula, avremmo avuto anche l'occasione di fargli gli auguri personalmente, e avremmo magari pure ascoltato quello che poteva dire, o se condivideva lei stessa questa risoluzione. Evidentemente c'è stata una mancanza di comunicazione, un'accelerazione in un momento particolare che non si doveva accelerare in questo momento,
l'accelerazione, più che un'accelerazione bisogna mettere, ridurre la marcia e decelerare e dire signorina fermiamoci, come ho detto al consigliere Poli, non me ne voglia consigliere, però fermiamoci perché è un momento, ripeto, particolare, delicato, dove noi non siamo in grado di portare avanti una risoluzione del genere, che dico io la voterò ugualmente, perché non la voterò ugualmente, la voterò ugualmente, sì. Dopo aver sentito naturalmente i componenti del mio gruppo e dell'opposizione, se decidono di votarla, io sicuramente col mio gruppo, se siamo d'accordo, ci allineeremo tutti quanti. Ancora no. La commissione, uno in commissione può dire tutto, poi le valutazioni le fa in consiglio, perché la nostra, purtroppo, la nostra linea che stiamo portando, consigliere Daga, se lei ha notato da diverso tempo, che stiamo evitando le astensioni, il voto è o favorevole o contrario, perché il livello di astensione, noi siamo consiglieri del voto favorevole o contrario, l'astensione significa dare il calcio alla palla a un altro, non mi sembra, oppure stare così in piedi, io mi sono astenuta, non è una risposta, il voto deve essere o favorevole o contrario, non ci possiamo nascondere dietro un dito dicendo io mi astengo, non è bello per quelli ma che vi siete votato su 100 celle. 30 secondo adesso vi siete stati su 100 celle. Ho votato contro, consigliere Vallone, ti sei astenuto, Scusa. Concluda l'intervento, consigliere Patrono, per favore. Si è votato astenuto perché qualcuno mi ha indotto a votare. Porca miseria. Scusate, ho fatto un autogol, può succedere, sono diventato rosso per la gaffa che ho fatto, perché purtroppo qualcuno mi ha fatto sbagliare e io ho sbagliato nella mia diciamo linea. È la prima volta che mi astengo e devo dire che se mi sono astenuto prima faccio mia colpa e mi pento di averlo fatto, perché il voto mio sarebbe stato contrario, però faccio la mia colpa, non succederà più, perché l'astensione per me, ho detto, è una cosa che non può andare. Non può andare, se gli altri del mio gruppo si vorranno astenere successivamente in altri comportamenti lo possono fare, sono liberi di farle, ma per me il voto dovrà essere sempre o favorevole o contrario, non esiste l'astensione, perché se voi notate bene, io con l'astensione, prima se ho votato, se mi sono astenuto, che cosa ho votato, che cosa ho dimostrato? Qualcuno? Niente, bravo, hai detto, non ho dimostrato niente, né il sì, né il no e né il ma, non ho dimostrato, mi sono astenuto, che vuol dire? Cioè quello che io non voglio far passare, quel voto d'astensione deve significare qualcosa, l'astensione non significa nulla, ho sbagliato prima ad astenermi, il voto mio sarebbe stato contrario, ribadisco, comunque non succederà più, sarà sempre o favorevole o contrario. Grazie. Allora, altri interventi? Consigliere Ciancio, prego. Presidente, onorevoli consiglieri, sì, onorevoli, sono onorevoli tutti, in questo periodo poi vedo questo buonismo eccessivo. Io dico a tutti quanti, Roma è la città più verde d'Europa, il 60% richiede di interventi del verde, noi abbiamo parchi straordinari sia nel nostro municipio sia per tutta Roma, scusate per favore, scusi consigliere, non si sente, grazie consigliera. Io volevo dire che è il modello ancora errato. Noi non possiamo pensare che la mattina presto ci alziamo con una risoluzione per impegnare il Presidente a reperire fondi. Cosa deve dire il consigliere
che ne so, che di un altro settore della scuola, perché mancano dei fondi. Cioè ogni giorno dovremmo fare una risoluzione per chiedere fondi. Allora, quindi, la pianificazione, la programmazione di cui io ho sempre rivendicato all'inizio, quindi non sono contrario che arrivano fondi, ben vengono i fondi per il verde, magari sono pezzi straordinari del nostro quartiere, del parco. Io sono innamorato del parco degli acquedotti, riversa in una situazione critica, però non possiamo fare pronto soccorso sempre chiedendo così alla fine, quando siamo lì, invece che dovremmo avere già un piano di investimenti e non c'è delle risorse necessarie. Quindi in questo momento, caro consigliere Matronola, io dico che bisogna spenderli bene i soldi che abbiamo. Continuo a dire che è importante sapere dove si spendono, come si spendono, perché la manutenzione del verde scolastico non sappiamo chi la deve fare, l'aiuola sopra la metro, non sappiamo se è competenza di quello o competenza dell'altro. Cioè noi facciamo una lotta incredibile per capire chi deve andare a pulire lo spazio antistante il PUP su a via Umbertide, non sappiamo chi lo deve pulire. Dopo 6 mesi finalmente si è capito che nessuno era proprietario di quel pezzo di verde. Allora, quindi, o facciamo chiarezza prima su come si fanno i passaggi in un'amministrazione municipale, dove c'è un momento in cui si pianifica e si decide quello che si fa, sappiamo di avere tot x di denaro e sappiamo sicuramente che potremmo investirli. Diversamente impegniamo il presidente a rappresentare al sindaco la necessità di reperire e stanziare adeguatamente risorse per la tutela integrale del verde, integrale, mi accontenterei pure di un pezzettino, controllare i lavori effettuati, condizione indispensabile perché la città mantenga e perpetui la propria identità, sia in rapporto ai propri abitanti sia alla sua vocazione culturale. Già c'è un errore, il rapporto ai propri abitanti non lo dobbiamo dire, perché se è vero che Roma è la città più verde d'Europa, Roma quindi ce l'ha il verde. Allora io dico, prima di pensare alla risoluzione tampone così, vogliamo modificare questo modello di pianificazione e di programmazione, cari consiglieri, caro presidente della commissione urbanistica, parchi, verde? C'è pure un delegato ulteriore che gira tra i parchi, ci può dare consigli, ma come dire, se non si possono fare le nozze con i fichi secchi, non ci stanno i soldi, però bisogna chiederle al momento giusto, quando si fa il bilancio. Quindi, come io ho ripetuto sempre nel momento del bilancio, guardiamo prima nel mese di agosto e diamo le indicazioni su quali sono i capitoli che noi vorremmo finanziare, scuola, che poi diversamente facciamo dei trasferimenti inopportuni, all'ultimo momento trasferiamo da una parte all'altra. Fare un bilancio è il momento più importante per i consiglieri. Non possiamo pensare al bilancio storico, il bilancio storico ce lo possiamo dimenticare. Dobbiamo fissare delle piccole priorità ed eseguirle, sia per la manutenzione delle strade, sia per la manutenzione del verde. E chi fa? Chi è delegato? I servizi resi per le nostre scuole, da chi? Quale capitolato e chi doveva fare i lavori nel verde? Lo dico dall'inizio della consigliatura, mi auguro comunque che la Presidente riesca comunque a trovare qualche spazio piccolo di finanziamento, ma non si governa così un territorio come il nostro. Si governa facendo i passaggi giusti. Una risoluzione a firma di 2 consiglieri, ma che sono i tutori del nostro... Bene, grazie, io non c'ero magari quando avete approvato, pur essendoci nella stessa commissione, grazie. Io ritengo, come dire, doveroso che un atto del genere deve essere programmato in tutt'altro modo rispetto a un momento di emergenza. E che facciamo? Domani facciamo una commissione per un'altra cosa, una risoluzione per fare richiedere un altro pezzo di finanziamento per uno degli aspetti più importanti. Io questo chiedo, quindi, se voi siete favorevoli a questa risoluzione, continuiamo a fare pronto soccorso. Io ritengo e invito i 2 consiglieri a
la commissione di cui io faccio parte a stabilire un altro modello per richiedere i finanziamenti, cioè bilancio. Voglio vederlo preventivamente la richiesta di degli investimenti che abbiamo fatto. In assestamento di bilancio adesso purtroppo devo dire che non ci hanno dato una lira nell'assestamento di bilancio. Siamo in una situazione critica, ma non solo per l'aspetto dell'assestamento, anche per altri versi. Quindi con tutto il cuore mi sento di dire ben vengano i soldi, ma non so come si possano fare degli atti che poi sicuramente non avranno seguito. A me piace fare gli atti su cui noi possiamo incidere, del resto ne abbiamo avuto modo di farlo, perché su alcune risoluzioni abbiamo indotto i dipartimenti a cambiare strategia e a cambiare indirizzo su alcuni atti formulati in questo consiglio, e di questo mi pregio di avere un consiglio così sveglio da capire il momento giusto per operare in un settore. Questo non è un momento per richiedere il finanziamento tout court o perché non si sa, cioè non è il momento di chiedere il finanziamento per un settore quando alla scuola cadono a pezzi le strade. Provate a camminare su un autobus dove ci stanno per giunta le rotaie, dove bisogna fare manutenzione, non avete idea di quello che succede. Quindi auguri a tutti noi, io ho delle perplessità su questa risoluzione, grazie. Grazie consigliere Ciancio. Consigliere Landaca, prego. Grazie Presidente, io condivido alcune perplessità di chi mi ha preceduto e insomma sono d'accordo su alcune cose dette, però credo che una migliore programmazione e progettualità su alcune questioni non vada necessariamente in disaccordo con alcuni provvedimenti che possono essere più urgenti. È il caso, pochi giorni fa abbiamo votato un atto sulle supplenti, scusate, di terza fascia. È chiaro che lì, io l'ho detto anche in aula quel giorno, ero perplesso su quell'atto perché secondo me bisognerebbe rivedere in tutta la questione scusi, giusto per dirle, scusate, per cortesia, consigliere Ciancio. Ieri è uscito l'articolo che le assumono, consigliere Ciancio, prego, eppure le dietiste, consigliere Ciancio, prego, consigliere Attacchi. Io sono molto informato, consigliere Ciancio, la ringrazio però della precisazione, credo inutile rispetto all'argomento che stavo, rispetto a quello, al discorso che stavo facendo e che cercavo di portare avanti. Per cui ho iniziato dicendo che condivido delle sue perplessità, però se posso spiegarmi, magari capisce meglio anche lei quello che sto dicendo, cioè che cercare di lavorare e di ottenere una maggior progettazione su alcune questioni, e quindi ripeto, sulle supplenti di terza fascia, io ero perplesso, poi l'abbiamo votato perché ho detto, secondo me c'è qualcosa che non mi convince, però c'è un'emergenza rispetto ad un sistema che forse andrebbe totalmente ripensato sul modo in cui chiamiamo le supplenti ogni giorno e le licenziamo ogni sera, perché quell'atto che abbiamo votato noi non va a risolvere quella questione sul fatto che le supplenti continuano ad essere chiamate la mattina e licenziate la sera, perché non so come può essere risolto quel sistema lì. Eppure abbiamo votato una cosa che era d'emergenza, no? Rispetto alla trattazione, alla contrattazione che si sta facendo sul contratto decentrato. E insomma non è stato certo l'unico caso in cui, pur richiedendo una miglior soluzione, io mi auguro che sull'atto ad esempio che voteremo dopo sull'illuminazione, allora ci sono interi quadranti di Centroni, di Romanina, di Morena che sono al buio, allora che facciamo? Siccome dobbiamo lavorare ad una migliore illuminazione di tutti i nostri quartieri, no. Sì, ma voi però, io scusate, ma ascoltate, scusate, per cortesia, io sto dicendo, siccome però bisognerebbe lavorare ad un sistema che risistemi tutta la questione, che facciamo? Se ci sono delle urgenze non le affrontiamo? No, se ci sono delle urgenze e delle emergenze le andiamo ad affrontare. Quindi non capisco perché, mentre lavoriamo su alcune questioni affinché tutta la questione sia riprogettata, sia riaffrontata, sia sistemata, quando poi ci sono delle emergenze le andiamo ad affrontare.
nelle more di una risistemazione di regolamenti, di procedure, di decentramento, che sappiamo com'è la questione. Insomma, siamo intervenuti in passato su casi singoli, su vicende molto particolari, cioè abbiamo votato questioni che riguardavano un operatore, un venditore ambulante nell'ex nono, e non è che abbiamo detto però dobbiamo risistemare tutta la questione di tutti. Sì, si sta lavorando anche a quello, però nel frattempo c'è un caso particolare, più urgente, più specifico, lo votiamo. Quindi semplicemente, secondo noi, ci sono le nostre ville storiche alla manutenzione delle quali non si riesce più a far fronte, sia per le competenze del municipio, e questo è importante ribadirlo, che c'è un problema di competenze sulla gestione di alcune aree verdi che ricadono nel nostro territorio. Quindi su quello abbiamo delle aree verdi che si stanno rovinando perché non ci sono fondi, non ci sono adeguati fondi, o forse quei fondi che ci sono vengono spesi male, allora vediamo di razionalizzare, ma in questo momento non ci sentiamo di poter dire che per la manutenzione di Villa Lais, di Villa Fiorelli, di Villa Lazzaroni, del parco di Monte del Grano ci sono delle risorse spese male. Noi questo non ci sentiamo di dirlo, allora semplicemente chiediamo che, come dire, tante volte ci è stato detto, insomma, noi questa cosa forse non risolve, però intanto solleviamo il problema. Sugli operatori, la pausa invernale non era di nostra competenza, eppure l'abbiamo votato, abbiamo detto però solleviamo il problema, ci facciamo sentire. Poi però su altri atti, forse perché, non lo so, in commissione ne abbiamo parlato, l'abbiamo votato all'unanimità dei presenti, è chiaro che chi è assente, il voto non conta, perché... credo sia lapalissiano ribadire questa cosa, ma in commissione, sul lavoro più ampio che vogliamo fare in merito alle alberature, in merito alla gestione da parte di associazioni, comitati, di condomini, di piccole aree verdi, ci stiamo lavorando, ci vogliamo lavorare, questo è stato l'intendimento espresso in commissione. Ecco, altre considerazioni su quest'atto mi sembrano un po' gratuite. Grazie. Grazie a lei. Allora, consigliere Matronola, no, è già intervenuto consigliere Matronola, per favore. No, allora è già intervenuto, allora, consigliere Steritano, prego. Sì, grazie Presidente, signori consiglieri, io sinceramente trovo che questa mozione, questa risoluzione, questo argomento che il consigliere, che il Presidente Poli ha voluto, o tutta la commissione ha voluto portare in aula, io sinceramente, non facendo parte di questa autorevole commissione, non ero un po' al corrente, se no avrei detto anch'io in commissione le mie perplessità. In questo momento, in questo storico di queste ultime settimane, giorni, minuti, che l'ufficio giardini del Comune di Roma, più che una risoluzione fatta da una pseudo maggioranza, mi sembra una mozione della minoranza che vuole mettere in difficoltà la maggioranza, perché la delega che ha la maggioranza sui giardini comunali e municipali non risolve il problema. Invece no, mi sembra un po' strano che due bravi consiglieri di prima nomina, perciò ancora tanto esperienza da fare, sicuramente hanno sicuramente più esperienze di me, del consigliere Gugliotta, che è sempre impegnato al telefono, magari sarebbe il caso che lui ascoltasse un po' di più, qualche interventino su questo argomento potrebbe farlo, e sicuramente lo farà prima della consigliatura. Allora però il problema qual è? Io penso che va fatto un lavoro importante su questo tema. Dobbiamo ripristinare la scuola dei giardinieri del Comune di Roma. Ha ragione il consigliere Giuliano, era un fiore all'occhiello di questa amministrazione che la sportavamo negli altri paesi europei. Bravo. E perciò questo poi si capisce perché l'hanno mandati via, perché c'era qualcun altro che ci doveva lavorare. E questo sinceramente, con tutto l'affetto che abbiamo per quelle persone che hanno problemi di inserimento, ma l'inserimento va fatto seguiti da un bravo tecnico, non che quello che deve essere inserito spiega al tecnico quello che deve fare.
facciamo una mozione che diciamo al quello che ci avevano trovato a casa sua 700 milioni di euro, che non so neanche come si scrive, diciamo di spenderli sul verde pubblico del nostro municipio. Allora, bisognerebbe fare una commissione congiunta, perché le nostre scuole sono terribilmente con il verde che manca e col verde messo male. Alberi in via Appio Claudio, angolo via Mantea, c'è una scuola bella, funzionante, però ci sono gli alberi che sono pericolanti. Il preside della scuola, il dirigente di quella scuola non manda i bambini in giardino perché rischia che cascano gli alberi, i rami sopra i bambini. Su via Appio Claudio, e mi fa piacere che c'è presente il presidente del comitato di quartiere, che proprio davanti a casa sua è cascato un albero e sono 15 giorni che c'è un tronco che rialza la strada. Io mi farebbe piacere che il presidente o l'assessore di competenza interviene, perché lì passano i bambini, vero Marinelli? Conferma? Allora, detto questo, io l'altro giorno, domenica mattina, sono passato a Piazza Ragusa. C'è una bella aria cani. C'erano tanta gente che raccoglieva le foglie. C'era una situazione drammatica, i lavori da fare dentro la piazza con gente che con barboni. Consigliere Ciancio, consigliere Seridano sta parlando. Grazie presidente. Sì, Ciancio, davvero, ma che sia seduto al suo posto. Capito? Sempre l'amico del giaguaro fa il Ciancio. Allora, detto questo, e che vado a chiudere perché penso che non c'era bisogno che il presidente Poli io dica queste cose, perché è un consigliere di lungo corso, poi è il vero assessore di questo municipio al verde, è quello che prende e dà suggerimenti al nostro presidente, che sinceramente io vedo per strada che tolgono gli alberi, tolgono i e non succede niente. Strade con zeppi sui marciapiedi, pericolanti, pericolosi, e nessuno fa niente. E arrivo oggi pomeriggio, arrivo e vedo questa mozione, questa risoluzione. Secondo me, io invito veramente il presidente Poli, che è molto attento, di ritirarla, di discuterla con altre commissioni di competenza, come quella della scuola, e cercare di dire al nostro sindaco che la situazione è molto più tragica, drammatica di quello che sembra. Stiamo andando incontro all'inverno e speriamo che non nevica, perché gli alberi devono essere podati. Non so se avete visto a Via Scinto, lì cascano gli alberi, fra un po' cascano, e poi se ci muore qualcuno, ha voglia che facciamo i minuti di silenzio, ci battiamo il petto e poi piangiamo il morto e freghiamo il vivo. Grazie. Grazie a lei, consigliere Stellitano. Allora, non c'ho nessun altro. Consigliere Vitrotti, prego. Sì, grazie presidente. No, solo un mio intervento, diciamo, riporterò qui quello che ho detto in commissione, e non c'ero quando è stata votata questa risoluzione, però avevo manifestato appunto la volta prima alcune non perplessità che devo dire sono state anche accolte, tant'è che l'impegno che io personalmente mi sono presa e è stato accolto appunto dal presidente era quello di ampliare questo discorso, che come è stato detto fino adesso si rivolge solo appunto maggiormente alle ville storiche, però quello che avevo ovviamente ribadito io era l'impegno che noi dovevamo avere su tutto il verde pubblico, soprattutto perché spontaneamente, quasi diciamo in modo molto più veloce rispetto ai tempi che si prende la politica, che se poi se li prende per fare quello che abbiamo letto, a questo punto è meglio veramente affidarci alle iniziative popolari,
molto più velocemente si organizzano dei momenti di spontanea aggregazione, non solo di comitati di quartiere, ma anche di liberi cittadini che si preoccupano del bene pubblico e lo restituiscono alla cittadinanza tutta in condizioni sicuramente migliori di come purtroppo lo devono purtroppo sopportare tutti i santi giorni. Quindi da qui l'impegno che io, diciamo, vado a riproporre una cosa che alcuni municipi hanno già fatto da qualche tempo, con una collaborazione importante anche con gli uffici e le commissioni e l'assessorato ai lavori pubblici, tant'è che pure prima lo ribadiva il presidente della commissione, l'importanza appunto di farci anche promotori, anche per esempio di bandi o di avvisi pubblici che danno una, nella massima trasparenza, può sembrare questa una situazione di sostituzione alle diciamo inadempienze della politica, io lo capisco, però noi in questo momento dobbiamo essere molto onesti con noi stessi e non è che ci possiamo sempre nascondere dietro le pieghe di un bilancio, soprattutto oggi in cui noi non sappiamo neanche bene come vengono spesi quei benedetti soldi, che ormai ci siamo più che altro convinti che non ci siano e poi invece abbiamo capito che ci sono e hanno, diciamo, delle forme di investimento che non vanno sempre incontro alle richieste che noi legittimamente facciamo oppure ci sentiamo avanzare dai cittadini. Quindi credo che in questo modo, per esempio, dando come in adozione alcune aree, noi potremmo pensare di stimolare quantomeno e di rendere forse un pochino più istituzionale, forse un pochino più diciamo vicino anche al nostro municipio quel enorme problema che abbiamo nella manutenzione, nella gestione del verde pubblico. È per questo che io avevo detto che secondo me, diciamo, era solo un aspetto, però si è deciso comunque di dividere gli ambiti, chiamiamoli così, di spostare l'attenzione su tutto il resto con delle modalità che appunto la Commissione ha discusso e accolto, quindi l'impegno mio era quella di portare una bozza, lo farò appena possibile, però spero anche che questo non diventi appunto solo il pretesto per dire abbiamo fatto qualcosa, perché è ovvio che siamo in una discussione molto complicata in questo momento sulla nostra città, che coinvolge alcuni settori, tra cui anche quello del verde pubblico. Ovviamente ogni volta che noi, anche spontaneamente, siamo andati al servizio giardini a chiedere un intervento per capire, ci sentivamo sempre dire che purtroppo il mezzo è uno, il mezzo è rotto, anzi il mezzo me l'hanno sfasciato perché qualcuno è entrato nel municipio, quindi i problemi aumentano invece che diminuire. E poi veniamo anche a scoprire però che di quelle gestioni a volte se n'è fatta una cattiva gestione, quindi siccome siamo in una fase di pulizia e siccome noi in parte sta pulizia la stiamo pure un po' facendo, è complicato, non è semplice, però diciamo come forza politica ci stiamo impegnando a pulire al nostro interno, dall'altra parte noi dobbiamo però chiedere che questi interventi abbiano la massima trasparenza in modo che non cadiamo nell'ennesima accusa di fare qualche cosa solo perché c'è la villa X o la villa Y, ma abbiamo un insieme e prendiamo l'impegno generale che dimostra anche un'attenzione e a volte anche un limite, io lo dico senza tanti problemi, della politica, perché se abbiamo sempre di fronte a noi la scusa che il bilancio e i soldi non ci sono, allora poi non ci possiamo lamentare se purtroppo la gestione della nostra città complessivamente non funziona. Quindi forse sostituire le normali prassi e procedure portate avanti fino ad oggi potrebbe essere per esempio una proposta che questo municipio, così come sta facendo, devo dire anche all'unanimità, perché ho visto che negli altri consigli poi è stata approvata con senza divisioni politiche, senza troppo soffermarsi su chi l'ha proposta, quante firme ci stanno, perché l'hanno presentata, quanto sono belle e quanto sono brutte, ma hanno guardato all'interesse generale. Credo che in questo momento si dovrebbe
vedere proprio lì al bene comune e cercare di dare delle risposte. Grazie. Grazie a lei, consigliera Cartus, prego. Presidente, colleghi consiglieri, no, io volevo semplicemente intervenire per dire una cosa. Ho sentito anche dire che non è forse anche il momento di trattare un argomento del genere, invece io credo che siano proprio questi i momenti in cui bisogna sollecitare e ricordare l'importanza di avere i fondi giusti utilizzati per la salvaguardia del verde pubblico. Quindi, visto, credo, io non faccio parte della commissione prima, però il risolve della risoluzione mi sembra molto chiaro, chiede di rappresentare la necessità di reperire e stanziare adeguate risorse per la tutela del verde pubblico, e sotto gli occhi di tutti noi la situazione in cui versano i nostri territori, soprattutto nell'ambito del verde pubblico. È vero quello che si dice, che nascono poi anche movimenti spontanei, giustamente, e questo evince il nostro limite, un limite che se riportiamo i fondi l'attenzione a ciò che riguarda tutti quanti noi, soprattutto all'interno del nostro municipio e di altri, perché è vero che le cose vanno anche proporzionate in base alla grandezza, in base ai rapporti degli abitanti, l'abbiamo detto anche in altre risoluzioni in merito ad altre tematiche, che sicuramente il nostro municipio ha delle peculiarità per quanto riguarda la densità degli abitanti e per quanto riguarda anche le diversità delle problematiche che affrontiamo. È difficile parlare così, quindi io concludo qui l'intervento, grazie. Grazie, altri interventi? Consigliere Lelli, prego. Grazie Presidente, ma volevo fare solo una piccola riflessione, anche due, no, veloce, se io sono veloce. No, una dicendo che, rispondendo quindi a una riflessione al consigliere Laddaga, che per me il verde è una cosa che sta molto a cuore, cioè, ma che come sta a cuore però la famiglia, stanno a cuore le strade, le scuole, un sacco, diciamo, di realtà, e spesso secondo me ci perdiamo in un piccolo paradosso anche, diciamo, tra di noi, perché è vero, come dice il consigliere Ciancio, che si agisce come un pronto soccorso certe volte, quindi quali sono le priorità principali, uno, e il pronto soccorso agisce in questo modo, quindi va a livelli di accesso, logicamente, cioè un livello di codice rosso, un livello di codice giallo, e sicuramente il discorso, diciamo, del verde oggi non è da codice rosso per quello che ci sono in giro, però è pur vero, e questo lo giro anche dall'altra parte, che quante volte nel Consiglio abbiamo parlato di cose che poi pensavamo cioè sarebbero state realtà che avrebbero avuto un seguito, pochissime, cioè io penso che basterebbe fare un Consiglio ogni 3 mesi per le cose veramente che noi possiamo produrre con un certo significato, basterebbero 4-5 consigli l'anno, aggruppiamo tutto, quelle che veramente noi possiamo incidere, perché la realtà, secondo me, del paradosso nostro, per cui uno si sente più utile sul territorio che qua dentro, è quello che noi dovremmo veramente riempire il comune di carte per chiedere il decentramento, e veramente una battaglia unica sarebbe quella, appunto, di essere autonomi, perché sul resto spesso e volentieri si parla di cose che purtroppo, per quanto importanti, non avranno seguito né ascolto. Grazie. Allora, non ho altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Allora, consigliere Giuliano, prego. Allora, la dichiarazione di voto sarà velocissimo, in quanto non vedo l'ora, nell'essere favorevole ovviamente a questa iniziativa, l'ho detto ampiamente nell'intervento, quindi le criticità, però questa è carta e noi possiamo fare questo in questo momento. Mi aspetto, soprattutto dal collega Ciancio, quando è intervenuto per dare giustamente una mozione d'ordine, no? Come si programmano certe cose, io lo aspetto al prossimo bilancio, perché sono fiducioso che il collega e altri consiglieri dell'azionista di maggioranza di questo municipio si facciano rispettare durante la programmazione del bilancio del Comune di Roma e quello che arriverà sul municipio, perché siccome arriveranno circa 1.800 euro per il verde, voglio vedere se da questo consiglio, no, emergerà una, no, 1.800 euro proprio arriveranno, niente, capito? E quindi voglio vedere se questo consiglio, ok, come oggi, si altererà
in modo evidente, non votando quello che non è votabile. Io aspetto fiducioso, sono veramente contento di questa affermazione. Un'altra considerazione ovvia è quella che, appunto, come diceva anche il collega Castellitano, che non aveva sentito il mio intervento, oppure l'ha sentito, quindi gli do merito che i consiglieri a volte più anziani politicamente si ricordano che certe cose funzionavano, no? Poi non so se il suo intervento l'ha fatto in modo talmente interessato perché c'era presente il comitato di quartiere, però gli do atto che comunque, no, perché doveva dire certe cose. Ora vedremo se uscirà una comunicazione sul comitato di quartiere statuario, che il consigliere Stelitano si è interessato dell'alberi. No, dico questo, collega, perché dico questo? Perché ovviamente o si fa una risoluzione di questo tipo dove c'è dentro di tutto e di più, va bene? E quindi poi programmazione, bilancio, eccetera, oppure se si fanno interventi diretti, straordinari e urgenti, è un altro tipo di discorso. Cioè, se dobbiamo lavorare sempre in emergenza, è un'altra cosa. Ma purtroppo noi, siccome lavoriamo sempre in emergenza, non avendo una programmazione, ma non da oggi, da diversi anni, è normale che poi certe cose non hanno il valore. Quindi fare poi la lista della spesa è facile per tutti, lì funziona, lì non funziona, lì non funziona. Ci dovrebbe essere, come nomino anche il collega Lelli, che ovviamente quando mi trovo d'accordo, perché ho detto anche in consiglio, cioè per fare un'azione di questo tipo bisogna avere innanzitutto combattere durante il bilancio e cercare di ottenere delle risorse, ma a maggior ragione l'unica cosa che possiamo fare è il decentramento, perché in quel caso qualunque azione che dipende da noi può avere un risultato, piccolo, medio, grande, ma è un risultato nostro. Per cui se le cose non funzionano siamo responsabili, così diventiamo responsabili automaticamente senza avere nessuna colpa. Quindi una battaglia sul decentramento, che questo municipio, a detta della Presidente e dai programmi che aveva fatto, doveva essere la prima cosa da mettere in piedi, e invece poi non se ne parla più. Quindi chiudo dicendo che mi serviva di dire queste tre cose, perché sennò poi parliamo di tutto e di più, parliamo del senso degli angeli. Tutti hanno ragione poi quando intervengono, però poi alla fine, allora, o se fanno gli interventi quando si devono fare e in bilancio, voglio vedere se lo faremo poi il bilancio, dovrebbe essere a febbraio, se ci riusciamo a farlo con Roma Capitale, ma se lo facciamo ci dobbiamo divertire, dobbiamo qui stare sul pezzo a criticare i soldi che ci mandano, che sono delle quisquiglie, e il coraggio di votare contro, questo deve essere fatto. Se poi invece quando si può fare questa cosa, il decentramento è il mezzo, è la cura di tutti i mali, perché poi non avremmo anche scuse più noi. Dichiarazione di voto? Io sono favorevole, perché comunque l'atto nella sua teoria, voglio dire, può fare solo questo oggi. Poi l'unica cosa che mi suggeriva anche il collega, se si può mettere il settimo municipio, perché sembra che non è solo il settimo e che possa essere trovato. Io ho capito che è riferito al settimo municipio, ovvio, perché non si può chiedere a un presidente, però giustamente poi chi legge dice: ma ci state preoccupando dei soldi di Roma Capitale o del municipio? Quindi se mettiamo settimo. Grazie. Consigliere Patrono, la prego. Ringrazio il consigliere Giuliano che non ha detto che ho fatto questa osservazione, però giustamente questa risoluzione mi sembra lascia un dubbio fondato. Perché quando andiamo a vedere su risolvere, non parla, perché quando io vado a leggere di impegnare il Presidente a rappresentare al Sindaco la necessità di reperire e stanziare adeguate risorse per la tutela integrale del verde pubblico, controllare i lavori effettuati, condizioni indispensabili perché la città rimanga e perpetui la propria identità, virgola, sia il rapporto ai propri abitanti, virgola, sia la sua vocazione culturalmente e spiritualmente mondiale. Che vuol dire? Cioè, stiamo reperendo i fondi per il settimo municipio che sta in difficoltà, che abbiamo i marciapiedi rotti a causa degli alberi, gli alberi che stanno cadendo, via Scinto che è diventato pericoloso, Villa Lais che sta cadendo, il parco che si sta deteriorando e bla 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 bla, però qui sopra non c'è scritto niente. Perché se vai a guardare non c'è scritto nulla. A che serve in un momento così particolare non scrivere nulla? Nulla. Cioè il nulla di nulla. Perché giustamente il bilancio non c'è, i fondi
non possiamo reperirli, perché dove li reperiamo? Ma poi, scritta in questa maniera, significa che noi chiediamo i soldi, noi municipio, settimo municipio all'avanguardia, con la più il secondo municipio per estensione per quanto concerne il verde, chiediamo i soldi per la città spiritualmente e culturalmente mondiale. Scusate, io una proposta potrei farla, anziché andare a uno scontro sterile, perché poi alzare la mano non è... Io ho una proposta al Presidente, perché giustamente il Consigliere Giuliano ha detto del mio intervento di dirgli che purtroppo il settimo municipio non è riportato da nessuna parte su risolvere. Siccome la risoluzione e le risoluzioni vanno emendate, beh, io direi che se questa si ritira e si riporta in commissione e si aggiusta il tiro in una certa maniera, credo che sia il percorso più chiaro, più giusto, magari. Signor Patrono, ma è vero che siamo in dichiarazione di voto, non è che possiamo in dichiarazione di voto ritirare l'atto. Perché la può ritirare? In dichiarazione di voto non si può ritirare. Chi l'ha detto? Eh? Chi l'ha detto? Non ho capito. Chi l'ha detto? Siamo in dichiarazione di voto, non in discussione. Perché? Chi firma dati? Chi sono i firmatari? Il Presidente della Commissione, ma... il proponente della Commissione, se avendo sentito tutti quanti, tutti i consiglieri, tutti gli interventi, tutto quanto, richiede giustamente, non è che ce n'erano. Perché non credo che qualcuno dica, oh, ma che avete fatto, Presidente? Prima ha sbagliato, è girato un atto con le firme, scusi, Faccia la dichiarazione di voto. Allora, sto dicendo, per me, siccome lei, signor Presidente, giustamente ha condotto oggi nervosamente questa seduta, perché quando io ho chiesto di parlare, prima della dichiarazione di voto, io ho detto, vorrei fare una proposta, ha già parlato, adesso vi sto dicendo, le mie perplessità sono queste. In questa risoluzione, che sta in dichiarazione di voto, si deve emendare, qui il settimo municipio non è riportato da nessuna parte, state chiedendo i soldi per la città eterna spiritualmente e culturalmente mondiale. Vi rendete conto o no di quello che avete scritto? No, perché se non vi rendete conto, signori miei, il fatto è ancora più grave, perché non è che adesso perché uno la deve bocciare, perché va a far dispetto al consigliere Tutino o al consigliere Poli o al consigliere Carus o al consigliere Laddaga, che sono i proponenti. No, vi sto dicendo che in questa risoluzione non è riportato lo scopo principale per il quale è stata fatta. Non c'è. Avete purtroppo, vi siete sbagliati. Può succedere che in commissione qualcuno si sbaglia, perché mica siamo onnipotenti, mica siamo errare umano est, dicevano, se ho detto bene in latino, o no? Bravo, vedi, ho detto bene. Quindi non capisco per quale motivo vi state affannando a tutti i costi a votarla. In un momento, ripeto, l'ho detto nell'intervento prima, in un momento che questa è carta straccia, questa non è niente, è il nulla, per un semplice motivo. Ci sono tre ispettori nominati dal prefetto, stanno arrivando qua gli ispettori, sono bloccate tutte le gare d'appalto, i movimenti di denaro, stanno controllando il tutto, e noi che facciamo? Chiediamo i soldi al sindaco. Oh, ma il sindaco è il vostro, è il sindaco eletto dal PD, non da Forza Italia, dal PD, mi state chiedendo i soldi al quindi, sindaco. Quindi dichiarazione di voto, consigliere Patronola. Non la faccio, non posso dichiarare una cosa del genere, non dichiaro, voto dopo. Va bene, d'accordo, altre dichiarazioni di voto? Non lo so, non l'ha fatta la dichiarazione di voto. Allora, altre dichiarazioni di voto? Lista civica, consigliere Tutino, prego. Grazie Presidente. Allora, rimango, credo in tanti rimarranno allibiti di alcune affermazioni, soprattutto da chi è qui da quinquenni o da un ventennio in cui Roma è stata ridotta a ciò che è stata cementificata, come ben sappiamo, e il verde pubblico è stato devastato. Quegli stessi consiglieri ora vengono a dire, senza aver letto la mozione, senza aver letto la risoluzione, perché la risoluzione è estremamente semplice, proprio prima
che arrivi il bilancio si dice al sindaco che noi chiediamo risorse adeguate per il verde pubblico, in particolare facciamo attenzione, puntiamo l'attenzione su determinati luoghi che abbiamo nominato, che e ci sono delle ville storiche che abbiamo nominato, e poi invece ci si risponde ma la competenza della presidente, non c'è la competenza della presidente su questo, non c'è, e mi fa veramente impressione che si continui a millantare ciò da parte di consiglieri che sono qui da tanto tempo, da parte di consiglieri che hanno contribuito a che l'astronave di Appio Primo atterrasse accanto a Villa Lazzaroni, insomma, e a quei consiglieri che sono stati in silenzio lì mentre quell'astronave atterrava con Veltroni, Rutelli e Alemanno, no? Allora adesso Veltroni, Rutelli e Alemanno, il gran ventennio dei campi di concentramento per i Rom, il gran ventennio del sacco di Roma. Chiedo lo stesso trattamento di Matronola. Allora, alla fine di ciò, in cui si arriva a richiedere il ritiro di una risoluzione che non può essere ritirata da parte di consiglieri che sono qui da tanto tempo e dovrebbero conoscere il regolamento, e chiedono di ritirare la risoluzione, si rimane allibiti, e io veramente faccio appello non solo a tutto il consiglio, ma faccio appello ai miei compagni che ho qui a fianco, perché la parola compagni, lo ricordo tante volte, dividere il pane, ma il pane lo ricordo, si fa col grano, non si fa col cemento, non si fa con la grana. Il pane si fa col grano, no? I compagni dividono il pane che si fa col grano e non si fa con la grana. Ricordo, per cortesia, siamo in dichiarazione di voto, okay. Per favore, arrivando alla dichiarazione di voto, allora. E chiaramente la lista civica voterà a favore, perché non è una lista cinica, perché guarda al verde pubblico come parte integrante della difesa di Roma. E quello che dico anche ai miei compagni che mi sono a fianco, quando poi andremo all'Alberone, andremo a dire su Villa Lazzaroni e su altri parchi, su Villa Lais, che abbiamo votato contro, bisogna pure assumercela questa responsabilità e magari cambiare anche il nome di qualche sezione del PD, magari da Alberone a Asfaltone, insomma bisogna un attimo rifletterci. Non glielo permetto, siamo in dichiarazione di voto, per favore faccia, non glielo permetto, d'accordo? Allora, consigliere, dichiarazione di voto? Sì. Per cortesia, chiedo mi sia applicato il trattamento matrono, con dichiarazione di voto. Ok, posso finire? Per favore. È molto semplice, la risoluzione chiede stanziamento di fondi adeguati per la tutela integrale del verde pubblico. Per chi l'ha letta, no, c'è scritto per il verde pubblico, ci sono scritti anche i parchi che sono sull'intero territorio. Per cortesia, consigliere Matronola, ma siamo avanti fino alle 8, scusate, ma non ci parlate, no? È passato il tempo comunque, prego, consigliere. Io vorrei... C'è la dichiarazione di voto, quindi, io so che a voi... arrivarci alla fine della dichiarazione di voto. Allora, questa si aggiunge alle varie minacce, ma non c'è proprio, ormai sono abituato. E allora, posso senza essere appellato stupido andare avanti? Allora, se io posso finire, finisco, Presidente. Allora, mi è scaduto per l'interruzione, Presidente, sto arrivando. Allora, in tutto ciò è estremamente semplice ciò che chiede la risoluzione per chi l'ha letta, e quindi per chi è in buona fede si può leggere, si potrà leggere anche perché verrà diffusa, e quindi ognuno si assume le proprie responsabilità. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere?
Carlo, l'ho già fatto la tombola. E se hai un cliente ti fornirà? No, io mi ha fatto la dichiarazione. Sì. Non l'ha detto. Come? Hai intervenuto, l'ha fatto? Non l'ha detto. Se hai indifferente, l'ha intervenuto. Non l'ha detto. No, scusate, allora, vabbè che io... però, consigliere Carloni, se hai indifformità dalla dichiarazione di Matteo... Lui non l'ha detto. Ma adesso di voto ci interviene uno per gruppo. Però, se, per cortesia però, scusate. No, io... ma un po' di serietà, Presidente. Allora, per cortesia, allora, non è possibile... Allora, consigliere Carloni, mi dispiace. Allora, se hai indifformità dalla dichiarazione di Matronola, che... No, io non voto mica a favore di questa cosa, perché non lo so, sono allora, contrario e già lo dico subito. Però volevo dire due parole, volevo dire, se me lo può permettere, altrimenti ne faccio. Però dire. Dipende da lei, consigliere Matronola, no, altrimenti dal consigliere Carloni, la responsabilità è tutta sua. Faccio almeno, volevo rispondere un attimino al consigliere Tutino, però ne faccio almeno ben volentieri, grazie. Grazie, consigliere Carloni. Dichiarazione di voto? Consigliere Steritano del PD. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. Quello che abbiamo sentito in queste dichiarazioni di voto, rimaniamo sbalorditi. Però, per non dare atto a coloro che pensano che il Partito Democratico può essere asfaltato o asfaltabile, siamo organizzati e non ci sono tipi di asfalto che possono asfaltare chiunque del Partito Democratico. Anche se ci sono alcuni dei compagni del partito che possono sbagliare, il Partito Democratico rimetterà in fila coloro che pensano di aver sbagliato, perché se hanno sbagliato, hanno sbagliato in buona fede. Perciò, per senso di responsabilità di quello che rimane di questa maggioranza, noi ci assegniamo. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Poli, in difformità del gruppo? Prego. Sì, Presidente. Faccio questa dichiarazione di voto non tanto per marcare la difformità rispetto al gruppo del Partito Democratico, quanto per il lavoro che è stato avviato in commissione e che ha visto anche esponenti del Partito Democratico formulare delle proposte sì, peraltro gli interventi lo hanno anche chiarito, quindi ad onor del vero, peraltro avevamo anche stabilito, però in questo caso la conferenza dei capigruppo è sovrana, che i tre atti potevano anche andare insieme, in modo che il quadro era più organico. Io comprendo, insomma, che peraltro non sono un consigliere di lungo corso, questo voglio dire, me ne dispiaccio. Sulle questioni di maggioranza e opposizione poi interverrò nell'atto che segue, perché lì è palese che c'è qualche problema. Per cui, ripeto, il mio voto è favorevole non perché mi voglio differenziare dal gruppo, quindi come presa di posizione politica, quanto piuttosto per il lavoro che è stato fatto e quindi per difendere il lavoro anche degli appartenenti al PD che hanno proposto di integrare questo lavoro, che peraltro, ripeto, non dipende da me, la calendarizzazione dei lavori, fa parte di un quadro più organico che riguarda le aree verdi da mettere a bando, riguarda le alberature stradali con un lavoro che si promuovono fare gli altri, quindi sono, voglio dire, dispiaciuto ma non sorpreso di questo che sta succedendo, per cui il mio voto è favorevole per rispetto a chi ha lavorato in commissione di maggioranza e di opposizione. Grazie. Grazie consigliere Poli. Non ci sono altre dichiarazioni di voto. Passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Chi è contrario? Consigliere Carloni. Chi si astiene? Sì, scusa.
Grocia, Ciancio, Stegnano, Pioppa, Lelli, Villa e Lenci. Vediamo quanti sono c'è 7 presenti, quindi la maggioranza è 9, quindi è stata respinta con 7 voti favorevoli. Non approvato. No, non approvato. Allora, l'atto non viene approvato con 7 voti a favore, 2 contrari e 8 astenuti. Passiamo all'ultimo punto, mozione ripristino padre illuminazione pubblica, consigliere Lenci, prego. Buonasera Presidente, grazie a tutti. Allora, prima di presentare l'atto e parlare di questo, di questa mozione per il ripristino dell'illuminazione in via Fontana d'Agnino, vorrei fare un piccolo storico, solamente per specificare alcune cose. Allora, questa mozione era stata depositata circa 7 mesi fa, perché dei cittadini appunto mi avevano parlato di questo problema. Questi pali erano stati tolti perché si ritenevano pericolosi, in quanto la conformazione della strada è fatta un po' a fisarmonica, praticamente faceva stare questi pali quasi in mezzo alla carreggiata, quindi risultavano, scusate però se c'è questa confusione non riesco a parlare. Allora, scusatemi, allora praticamente questa mozione era stata presentata, depositata in consiglio e poi nei capigruppo avevo deciso di ritirarla per far sì che venisse poi discussa in commissione. Perché? Perché siccome il mio intento era quello di arrivare a una soluzione, quindi non sollevare il problema, perché i nostri uffici avevano già in qualche modo cominciato a occuparsene, quindi volevo trovare un modo migliore per arrivare a una soluzione di questo problema. I cittadini che hanno, diciamo, avevano anche dopo un anno circa avevano dato anche l'ok per far sì che questi pali potessero essere inseriti nella parte condominiale. Quindi dopo un anno mi si chiedeva come mai questa situazione non si sblocca e non riesce ad andare avanti. E quindi praticamente avevamo deciso di riportarla in commissione per questo motivo. Dopo circa 4 mesi purtroppo non è successo niente di nuovo e quindi oggi ci troviamo di nuovo con questa mozione per far sì che insomma questo problema venga risolto in qualche modo, perché l'area, diciamo, lì insomma è una strada un pochettino buia, quindi ha bisogno di un'illuminazione. E quindi io spero, avrei preferito più che fosse, diciamo, trasformata in una risoluzione, perché avremmo dato, diciamo, un potere diverso alla Presidente della Giunta per approcciarsi magari al Sindaco di intervenire con ACEA per vedere perché questa situazione non si sblocca. E in più, visto che ci sono altre strade dove c'è un'illuminazione che purtroppo, tipo via dei 7 metri, via di Torre di Morena, dove i pali sono purtroppo posizionati in una maniera pericolosa, quindi diciamo mi auspicavo che appunto potesse essere una risoluzione per far sì che anche questo problema venisse poi risolto. E quindi oggi siamo qui, spero che l'Aula dia un voto favorevole, in maniera che così almeno si possa intanto cominciare a risolvere questo problema. Grazie. Grazie a lei, consigliera Lenci. Apriamo la discussione, consigliera Lozzi, prego. Io ringrazio intanto la consigliera Lenci per aver portato all'attenzione del Consiglio questa problematica. Io stessa, che abito in quella zona, sono stata più volte contattata per avere notizie, ho riportato il tutto sia in commissione sia all'assessore, ma purtroppo sembra che il dialogo con la CEA sia a senso unico e non si riescano ad ottenere risultati. Quei pali purtroppo sono stati tolti a causa di un incidente mortale in quella zona, perché erano posizionati in modo non
corretto rispetto alla legislatura che ne determina il posizionamento, e quindi la posizione corretta poteva essere ripristinata solamente, come ha accennato la consigliera Lenci, cedendo parte del terreno privato per poter ristallare i pali. I condomini là sono stati prontamente e celeri a consegnare quella parte per poter ripristinare, ma a distanza di 3 anni credo circa i pali della luce non ci sono. Quella è una zona in cui, oltre a non essere stati riposizionati i pali grazie alla scarsità dell'illuminazione pubblica, spesso ci sono anche furti negli appartamenti in maniera più frequente rispetto alle altre zone di Morena. Allora, siccome vorrei ricordare che quei cittadini pagano la TASI come tutti gli altri e lì l'illuminazione c'era, quindi va semplicemente ripristinata una cosa che è stata tolta per motivi di sicurezza, sarebbe il caso che la CEI desse almeno il motivo per il quale questi pali ancora non sono stati ripristinati. Grazie. Grazie a lei, consigliere Lozzi. Altri interventi? Consigliera Caldus, prego. Presidente, colleghi consiglieri, sì, io ringrazio per la presentazione della mozione di oggi, che porta all'attenzione, diciamo, il tema del ripristino dei pali di illuminazione pubblica in via del Fontanile Nannino, via Cetraro e fino al civico del 183. E, come è stato già detto precedentemente, questo è un problema annoso che va avanti non da mesi ma da anni, e, anche perché crea sicuramente un problema oltre a proprio all'illuminazione e quindi al ripristino di sicurezza, calcolando che la parte limitrofa è anche disabitata, quindi insomma ci sono dei punti abbastanza critici del territorio. L'unica cosa che forse mi vede anche in quest'ottica concorde con ragionamento e con le riflessioni che faceva la consigliera Lenci, è perché un tipo di lavoro che è stato già avviato, si sta facendo negli uffici e che vede anzi un continuo cercare delle risposte verso la CEA, quindi se nella mozione si richiede un sollecito e quindi un intervento soltanto della CEA, bisogna però inserire all'interno i passaggi e forse anche gli atti che gli stessi uffici, lo stesso municipio stanno da anni portando avanti per richiedere il ripristino dell'illuminazione, anche perché c'è stata una serie anche di sollecitazioni in diversi periodi, non l'ultimo quest'estate, c'è stata un'interlocuzione anche con la delegata alla sicurezza, quindi il lavoro degli uffici non è fermo e il problema è stato e continua ad essere sollevato. Dopodiché anche nella parte, diciamo, della discussione c'è da dire che anche che nelle strade in oggetto alcune delle strade di cui si parla ricadono anche nelle vecchie ex zone O e che quindi riguarda anche una parte di quella che era il recupero urbanistico di quell'ambito e anche a seguito di quello che era al piano particolarizzato 4F, alcune delle abitazioni in alcuni casi sono state fatte arretrare, quindi si è trovata una situazione, ed è rimasta così per anni, una situazione di pericolosità. È una situazione che va ripristinata e che quindi deve riportare una sicurezza e l'illuminazione su quel tratto di via che diventa veramente critico, però probabilmente se nell'interno dell'atto vogliamo anche inserire e vogliamo anche aprire una discussione, non so, io non faccio parte della commissione che potrebbe farne eventualmente discutere questo atto, ma cioè, potremmo inserire all'interno anche tutte quelle che sono le azioni degli stessi uffici, proprio per dare forza e per dare modo di chiarire che un'interlocuzione con la CEA va fatta e va sicuramente
rafforzata, ma che non è ferma lì, non è soltanto, diciamo, una problematica di mesi, anzi il tema è anche particolarmente delicato. Ci dovevano anche essere dei sopralluoghi proprio sul territorio per continuare a porre l'attenzione. Ho bisogno del suggeritore, prego, consigliere. No, gestisce Umberto. Gestisce. Quindi rifletto ad alta voce su questo tema e forse cercare anche di capire e di portare alla luce il lavoro fatto che si sta facendo all'interno degli uffici come municipio su questo tema sarebbe il caso, semplicemente per dare più corpo ai lavori e più forza anche rispetto alla richiesta che noi andiamo a fare sulla CEA, perché è vero che il tema è annoso, ma è annoso e probabilmente quello che si richiede, che ormai è una problematica che parte veramente da anni, deve in qualche modo essere ripristinato, dopodiché la CEA deve dare anche delle risposte certe. Ci sono state delle interlocuzioni in diversi ambiti, c'è stato sia da un punto di vista dell'ufficio tecnico, sia in una discussione, in una interlocuzione col gabinetto del sindaco, con il comandante, quindi probabilmente forse inserire anche quello che è stato il lavoro svolto fino a qui potrebbe dare corpo e forza all'atto. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Stevitano. Sì, Presidente, brevemente, perché io sinceramente ne sento parlare di questo argomento da un anno, perciò in un anno si poteva affrontare il problema, un problema che non è solamente, e ringrazio la consigliera Lenci che ha riproposto per l'ennesima volta, sicuramente è un po' più sfortunata della consigliera Lozzi che l'altra volta ha presentato una mozione sulle strisce pedonali e l'assessore il giorno dopo gliela ha fatta. Consigliera Lenci, lei è un po' sfortunata perché l'assessore sulle strisce, se vi serve qualche striscia rifatela, perché sicuramente l'assessore è bravo, magari viene lui la sera e ce le fa lui, a statuario no, perché io non dopo tutto cortesia, non ricominciamo, per cortesia, per favore, signor Sedano, anche meglio l'intervento, per cortesia, davanti. Grazie, no, io sinceramente, perché l'assessore Maggio speravo che veniva in aula, invece è assente, e perciò, perché io a statuario, Quavernelle, Quartomiglio, via Quartomiglio, Viani e Regilla, le strisce, consigliere Rozzi, la prego, la prossima volta faccia una mozione, perché allora il Quartomiglio non è il settimo, sicuramente sarà il sesto, e allora il consigliere, l'assessore Morgia, e non gliele fa. Allora, no, per tornare a stare, perché sinceramente non vedo tutta sta difficoltà, non capisco, io non mi impiccio, perché poi sennò chi si impiccia in questo caso rimane impicciato. Però so, tagliare, quando dicevamo prima che bisogna potare i pini, ci sono alcuni pini che coprono i lampioni, perciò è buio. E perciò io spero che il presidente della commissione riprenda in mano la situazione. Invitiamo la CEA, il dipartimento, l'ingegner Passa è andato in pensione, perché quelli bravi se ne vanno in pensione, e l'ex capo dell'ufficio Alberati, dottor Tudi, il dottor Burini, è andato in pensione, aveva sentito l'aria. Perciò io spero che il presidente di questa commissione lavori pubblici riprenda in mano la situazione, prendiamo per mano l'assessore, perché se non ce la fa o decide di rivedere
la sua delega, magari lavori pubblici rimane, però la delega dei rapporti con la CEA la dà, facciamo un altro assessore, la diamo all'assessore allo sport, perché brava, si dà da fare, si muove. Perciò io ritengo che, per rispondere, visto che io sono il più sfigato dei vicepresidenti della Commissione Lavori Pubblici d'Europa, conto meno di niente, però ormai in questo paese chi sa fare fa, chi non sa fare comanda, chi non sa fare comandare dirige, e perciò succede anche in questo municipio. E perciò io spero che il presidente della Commissione Lavori Pubblici, il consigliere Cofano, la prossima, anche domani, possiamo aggiungere all'ordine del giorno, magari è tardi, però prendiamo, domani discutiamo e vediamo di chiamare il Dipartimento 12esimo, la CEA, e se non vengono andiamo lì e così risolviamo il problema. Se l'assessore in un anno e mezzo non siamo riusciti a risolvere questo problemino, che non è un problema, i problemi sono in quel quadrante, i fossi, ma poi arriva l'inverno e la piogge ancora di più, è successo la catastrofe e non ancora sappiamo che cosa sta succedendo. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Matrona, la prego. Come al solito, quando uno dice una cosa, l'altro subito la prende nel lato che vuole. Tipo quando il consigliere Matrona prima ha detto ti auguro di arrivarci alla fine consigliatura, è stato risposto vai con le minacce, ma evidentemente un consigliere ottuso non capisce che la crisi, che questa consigliatura non arriverà alla fine del quinto anno, credo, quindi era l'augurio, veniva palese dire speriamo che arrivi a tutta la fine dei cinque anni, però evidentemente farà subito un suo comunicato, vedo che è intento a scrivere, prego Liberi TV di prenderlo mentre scrive e andiamo avanti. Per quanto concerne la pericolosità dei pali, i pali se te lo mette, perché è impossibile un anno e mezzo che mancano i pali, due anni, tre anni, quattro anni, tu so, Tuzia dove stava? Ah non c'è stava? Ah non lo sai dove stava Tuzia, stava a Morena, dove stava? Stava a mezzo del quartiere, non lo sapeva? Ah sì, Per favore, non tocchiamo, per favore, entrare, signora mia, per favore, hai calma, c'era anche il consigliere poi nell'altra consigliera, per favore, c'è stato il consigliere sanitario, scusate, per cortesia, consigliere Carlo, allora non mi fate consigliere Carlo, per cortesia, state calmi, prego, consigliere Madonna, non mi dire che era Alemanno il problema, perché Alemanno manca da quasi due anni, ah quindi non c'entra Alemanno, è lei che c'entra l'altra consigliatura. Cortesia, per cortesia, consigliere Bolle ha tutto il consiglio però, allora, consigliere Calcio, lo prego, no per cortesia, non è possibile, consigliere Madò, faccia il suo ingresso, per cortesia, parlando a tutto il consiglio. Signor Presidente, quando vado a toccare qualche cosa, io ho sempre i soliti noti che mi rispondono, uno che scrive i comunicati, una che mi risponde che dice dove stavo, un altro che mi dice giustamente c'ha ragione, io cerco di capire, voglio cercare di finire il ragionamento, sto dicendo, è un anno, due anni, tre anni che mancano i pali, evidentemente non me ne sono accorto perché nessuna commissione dell'altra consigliatura e di questa consigliatura evidentemente non ha parlato dei pali di Morena, perché se no ne sarei ricordato, o sbaglio? Sono passati sette anni da quando faccio il consigliere. I pali dove stanno? Dove arrivare la consigliera Lenci per dirci, hanno dato i pali ma non hanno più rimessi. No, perché se siamo attenti, io non abito a Morena, però se abitavo a Morena e mancavano i pali da 3, 4, 5 anni, scatenavo l'inferno, capito? Quindi c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va in tutto questo sistema. Detto ciò, sto dicendo, i pali vanno messi, punto e basta. È sicurezza stradale, è sicurezza ambientale, è sicurezza del cittadino, vanno messi, punto e basta. Perché io lo smuovo? Su via Casalantognoni ci sono due pali che sono pericolosi, che distano a circa un metro dal muretto, che se uno sbando lo prende in pieno, perché so che arriva la CEA o taglia.
ma l'ufficio tecnico è al corrente che quei pali sono pericolosi, è al corrente, cioè significa non glielo devo di più io, lo sa, ci sono due pali pericolosi, un metro dal muretto di cinta, ok? Che se tu cammini pure leggendo il giornale, o prendo in pieno, ma vado tranquillo. Però dice, ma io sto al centro del marciapiede, bravo, non c'è il marciapiede, quello sta al centro della strada. Però se succede qualcuno, ha detto bene Stelitano, poi ci battiamo il petto, facciamo 3 minuti di silenzio, facciamo quello che ci pare e diciamo oh, come ci dispiace. E intanto quello ci ha rimesso la vita. Il noi collo, però non scuotere. Il petto, non il collo, consigliere. Il petto, ho detto. Lei ha detto il collo. E lei pure è un frequentatore di sia, per favore, su. Per favore. Ho detto il collo. Vabbè, ho sentito tante stronzate, ne voglio di una pure io. Per cortesia! Vabbè, scusi, presidente, mi stimolano! Sono rilassato, sto calmo! Per cortesia! Non importa se sta cosa la smetta. Allora, detto questo, qua c'è morto un ragazzo. C'è morto un ragazzo, è morto per l'incidente, siamo d'accordo. Ci dispiace, sono passati 2 anni, 3 anni, non so quanto sono passati. Evidentemente il tempo scorre, non me ne accorgo. 4 anni. Anche su via Porta Furba c'è un manifesto da circa 5 anni che indica 2 che sono morti, sta lì e nessuno lo rimuove, sta lì, passato il tempo, mi sembrava ieri, invece è passati 4 anni pure là. Allora voglio dire, il problema che aspettiamo, che prima la causa è stato un palo messo male, adesso la causa potrebbe essere un punto buio di quella strada, passa uno, viene investito e muore, dopodiché ritorniamo un'altra volta con l'avviso di garanzia, omicidio colposo, rinviato a giudizio, tutte queste cose, tutti cominciano a tremare, allora comincia a venire, viene la paura, tagliamo tutti i pali, lasciamo tutta la città al buio, perché succederà così, perché se voi guardate il nostro municipio la pericolosità è enorme, ma non soltanto quello che riguarda il palo, per carità, ma gli alberi, ne vogliamo parlare, abbiamo parlato prima, vogliamo parlare come stanno gli alberi, sono più pericolosi dei lampioni, ecco, quindi stiamo, allora, vabbè, e detto questo, signor Presidente, la ringrazio che mi ha dato i 3 minuti di tempo e naturalmente il nostro voto senz'altro è favorevole perché per carità quando si parla di sicurezza noi no siamo in dichiarazione voi. Consigliere Matronora, capisco che a lei piace giocare, comunque siamo ancora nella discussione, non è ancora dichiarazione vabbè lo posso dire dichiarazione però visto che ho detto siamo in dichiarazione di voto, il voto qual è favorevole, cioè sto dicendo ai colleghi state attenti perché Forza Italia ha votato favorevole a questa risoluzione, quindi, anzi scusate posso Presidente per dare più forza perché mi sembra una cosa un po' più logica. La mozione giustamente è un atto politico, un indirizzo politico che dà il Consiglio, ma se vogliamo fare una mozione, un atto un po' più forte, se il Consiglio è d'accordo, togliamo le firme e la trasformiamo in risoluzione, perché invece di dire impegno al Presidente, il Consiglio risolve. Presidente, mi ascolta? Ok, lo so, non sa quello che ho detto, dopo l'intero. Allora voglio dire, trasformiamo questa mozione in risoluzione, tanto ormai le firme le avete messe, è girata così come è girata, quindi non ci importa niente come quella di prima. Tutti sanno che l'Enci, che Monica Lozzi e basta, hanno fatto questa risoluzione, hanno proposto questa risoluzione, questa mozione trasformiamola in risoluzione, togliamo la firma, se siamo d'accordo l'atto diventa forte, perché se siamo tutti d'accordo questo si può fare, l'abbiamo fatto in altra occasione, caro, se non di no. No, sì. Dico per inserire quello che è stato fatto. Scusate, per cortesia, consigliere Matronora, concluda il suo intervento, per cortesia. Su, per favore. Io sto controllando, però non riesco a capire che mi arriva dall'altra. Non lo so, vabbè, lei faccia il suo ragionamento, lascia perdere altri. Allora, ragionamento faccia il suo ragionamento. Insomma, se dalle barricate mi arrivano le cannonate, scusi. Lei si scansa e va avanti, prego. Mi scanso. Allora, voglio dire, vogliamo, siamo d'accordo a trasformare la risoluzione?
Oh, fatta la domanda? Ma presidente, deve sospendere il consiglio, non è che può fare una cosa del genere. Oh, mo pure le formiche c'hanno la tosse. Sta calmo. Quindi, allora, la mia proposta, la proposta che fa Matrono, anche se non dico Matronola, è quella di trasformare questa mozione in un atto più forte, più determinante, che è quello della risoluzione. Se siete d'accordo, potete sospendere il consiglio un minuto, tre minuti, 30 secondi e dire siamo d'accordo. Se tolgono le firme, se cambia mozione, risoluzione, finisce il gioco. Se invece volete rimanere con le firme attaccate così, tranquillo, lasciatela come mozione, rimane carta, straccia dentro al cassetto, perché nessuno ve la porterà avanti, perché sono sicuro che rimarrà così, no, a meno che Stelitano non va alla CEA e comincia a battere i pugni, no, o ce va a cadere il consigliere Carlone e forse si risolve. Basta, dopodiché signori miei, fate di me ciò che volete, basta, oggi mi sono espresso un po' troppo. Grazie consigliere Matronova. Allora, per quanto riguarda la proposta del consigliere Matronova, allora, siccome impegniamo la CEA, è il presidente Mulcidi che impegna, che per cortesia, che interviene presso la CEA, se deve essere una risoluzione, impegna il sindaco, l'assessore competente comunale a intervenire presso la CEA. Se è la presidente che deve intervenire, è una mozione e quindi va bene questo atto, perché è la presidente che interviene presso la CEA. D'accordo? Allora, consigliere Giuliano, prego. Allora, per quanto riguarda quest'atto vorrei aggiungere alcune cose. Io quando mi trovo di fronte a queste situazioni che poi ovviamente vengono... Giuliano, mi deve scusare, c'è la prima consigliere Poli. Ah, ok. Mi dispiace. No. Vabbè, va. Va bene, consigliere, vado avanti. Grazie consigliere Poli, grazie presidente. Allora, volevo dire, nel fare poi confusione, no, in quest'aula, dobbiamo portare poi diciamo i riferimenti a quello che è il significato di quest'atto. Io ho condiviso quest'atto, l'ho firmato perché il senso con cui mi è stato posto lo condivido. Condivido anche la, diciamo, genericità dell'intervento, né delle mancanze, per cui è ovvio che qualcuno, no, deve poter programmare e intervenire. Però ho anche sentito l'intervento della consigliera che l'ha esposto e mi sembra che è capitato anche in altre occasioni che in questo municipio nelle commissioni siano stati portati delle mozioni a disposizione della commissione per poterle poi affrontare tutti insieme e farne un atto, come si dice, più forte, risolutivo. Poi qualcuno, è capitato anche a me, insomma, passa il tempo, non crede più che poi ci sia una volontà di poter intervenire in modo preciso. Boh, qui sono passati sette mesi, insomma mi sembra un po' eccessivo. Allora, perché un consigliere, chiunque sia, si deve limitare la sua azione politica nel non portare una richiesta? È ovvio che poi la pone come mozione, ha solo quello di strumento. Poi certo che se l'atto fosse passato in commissione e quindi ci si fosse lavorati e condivisi, è normale che avrebbe contenuto anche altre cose che ovviamente qui non sono state riportate, non so se perché comunque perché uno si è stancato di dover aspettare o perché comunque non ha ritenuto opportuno, ma ci sono dei passaggi che io mi riferisco dal punto di vista amministrativo, non parlo dal punto di vista politico, mi sembra che sono stati detti, cioè, quindi c'è stata tutta la volontà, però poi è rimasta così una cosa appesa. È normale che poi comunque sia si cerca di dare ragione a un certo tipo di pensiero o di intervento o di risposta. Poi di tutto questo dobbiamo dire che comunque si è fatto qualcosa e comunque sia ci si è scontrati come ci si scontrerà con la CEA, che comunque poi è una struttura a sé che può avere delle interferenze, può avere delle spinte,
richieste ben precise, però poi se fai i conti dentro casa, quindi è autonoma, e la difficoltà che hanno avuto nei tempi passati, perché mi ricordo che c'erano già problemi nella scorsa consigliatura, anzi c'è stato anche un problema, insomma, l'avviso di garanzia che ha subito un nostro dirigente, voglio dire, che era poi, mi ricordo, da poco arrivato qui, quindi si è fatto responsabile di un qualcosa che neanche particolarmente conosceva. Cioè poi arrivano anche le cose assurde, fermo restando che è mancata la vita di un bambino. Cioè, quindi poi si intrecciano delle cose che poi rimangono strane, e uno non si trova, come si dice, di fronte a questa questione si trova indifeso e non ritorna l'aiuto del bambino e non si è risolto il problema. Questo comunque fa male a tutti. Quindi per questa situazione io sono d'accordo se questa cosa, ma penso che la disponibilità la collega l'abbia data nel dire non ho problemi a togliere le firme di chiunque sia e a fare un atto risolutivo. Va cambiato ovviamente il concetto di chi, no, del risolve, però quindi l'ulteriore disponibilità. Io ci rimango male perché comunque non è la prima volta che capita, cioè dovremmo essere più attenti, colleghi, al fatto che quando si portano delle iniziative non si debba far passare tanto tempo, perché poi sembra che poi non ci sia la volontà, invece poi alla fine in cuor nostro siamo, quando serve, favorevoli e concordi a cercare di risolvere il problema e dare il nostro piccolo contributo, sempre piccolo in relazione a quello che poi è la grandezza di alcune altre strutture o dell'istituzione superiore. Però poi passa il tempo e questo non si capisce. Vorrei solo chiudere dicendo che è ovvio che si può aggiungere un qualcosa di già fatto, è ovvio che ci sono dei passaggi, parlo sempre dal punto di vista amministrativo, non voglio entrare dal punto di vista politico perché poi si potrebbe aprire un altro scenario. Quello che interessa è che si può introdurre un qualcosa che è stato fatto, delle lettere, delle disposizioni, degli atti verso anche la CEA, che la quale a distanza di tempo non ha risposto, o non è intervenuta, oppure ha risposto non è intervenuta, però questa non è la colpa di qualcuno, è purtroppo che, no, bisogna probabilmente stare sul pezzo ed essere più comunque, no, come la goccia che cade, no, continuamente, per provare a trovare qualche risposta. Quindi mi sembra che di questo documento, di questa insomma mozione, se ne possa comunque apprezzare il suo fine, e poi penso che la collega Lenci l'ha detto, lo ripeto, sia disponibile anche ad introdurre alcune cose che già erano state fatte, a riprenderle, ma questo non cambia che comunque la CEA, chiunque l'abbia fatto, quindi gli uffici sicuramente, i problemi ci sono stati, non hanno poi dato seguito. E a noi quello che ci rimane è che la CEA non ha dato seguito. Oggi è il problema dalla parte di Morena e domani può essere da un'altra parte, o contemporaneamente in tante altre parti dove questo non è avvenuto. Allora o noi continuiamo a fare la parte di quelli che siamo qui e subiamo sempre gli schiaffi, oppure dobbiamo comunque solo insieme in un consiglio congiunto dire che questo non deve accadere, perché sennò, come dicevo prima con il collega che parlavamo di un'altra cosa, col collega Domenico Carlone, diciamo qui abbiamo perso la nostra funzione. In qualunque poi sia l'argomento o il problema, perdiamo la funzione politica, cioè non abbiamo più un ruolo. Cerchiamo di mantenerlo questo, cerchiamo di esercitarlo, perché poi alla fine subentreranno commissioni, inchieste e cose, e noi siamo così appesi, perché chiunque è in grado di dover discutere, rompere, modificare, a prescindere, e la politica non può dare il suo contributo. Se questo è il fine, allora voglio dire, cioè, andiamosene tutti a casa, perché comunque lo diciamo e poi non lo facciamo, oppure non lo metabolizziamo. Se invece dobbiamo difendere un ruolo democratico, che è quello che fa la differenza, è normale che dobbiamo insistere. Ora, ha ripreso l'iniziativa, si può condividere, si può fare soluzioni, si possono aggiungere cose fatte, perché mi sembra pure giusto che se alcune cose sono state fatte, ok? Anche per rispetto degli uffici, cioè se gli uffici non avessero fatto nulla, per l'amor di Dio, ma se
qualcosa hanno fatto l'hanno messa, è pure giusto dirlo, ma non mi sembra che sia questo il problema, da chi l'ha portata, da chi l'ha firmata, come me e da altri colleghi che comunque vogliono che questa cosa a distanza di un anno possa essere messa di nuovo in evidenza. Questo è quanto, grazie. Consigliere Poli, prego. Grazie Presidente, ho fatto male a lasciare la parola al collega Giuliano. No. Allora, due considerazioni. La prima, d'ordine politico, la mozione ovviamente è un atto d'ordine politico sottoscritto da alcuni consiglieri di maggioranza e di opposizione, per cui i rilievi che sono stati addebitati allo scrivente in occasione di una risoluzione condivisa in commissione, direi che possono essere tranquillamente respinti indietro, e voglio essere educato e cortese. E chi ha parlato prima di me ha detto che dei pali non ne sapeva nulla, e probabilmente nella effettuazione della sua parte, quindi lo sviluppo politico della sua azione di contrasto, ha detto che i pali non ne sapeva niente da circa un anno. E invece devo smentire, perché il collega che prima ha parlato ha sottoscritto con me e la collega Cocciolo una mozione in solitaria all'epoca, il 14 dicembre 2012, dove ricamavamo il tristissimo episodio che ha coinvolto il giovane, io sfido chiunque di voi a ricordare il nome, lo dico io, Valerio Leprini, il 30 agosto del 2009, quindi il 30 agosto del 2009, per colpa della politica di allora, perché cominciamo a dire cose come stanno, e di chi c'era allora, il piano particolareggiato F4 ha disposto gli allenamenti delle costruzioni che sono arretrate e i pali sono rimasti in mezzo alla strada. Poi se ne accorgemmo un anno dopo. Allora, io non vorrei infervorirmi, perché poi divento veramente antipatico. Mi rivolgo alla collega Lenci, che è l'ispiratrice di questo provvedimento, dandogli la mia personale disponibilità, senza, voglio dire, comparire in nessun tipo di atto, perché voglio dire, tengo a Morena come tengo a Tor Vergata, come tengo a San Giovanni, la stessa cosa, di effettuare, di elaborare insieme alle persone che lo vogliono un atto intelligente, non perché questo non lo sia, un atto più mirato che raccolga tutto quello che è stato fatto e soprattutto tenga conto che ci sono il nostro direttore tecnico, l'architetto Silvestri, e tre agenti di polizia locale, Calisi, Costantini e Bucci, che hanno avuto un avviso di garanzia per ciò che è successo. Io continuo a dirlo incolpevolmente, perché la colpa non è la loro, perché allora, se vogliamo essere seri, dobbiamo dire che chi ha tirato indietro gli allineamenti stradali di casa doveva poi iscrivere ad Acea e pagare ad Acea il ripristino, quindi il taglio del palo e il riposizionamento del palo. Sostituire da parte di Acea tutti i pali di Morena, la stima è sopra i 300.000 euro, quindi voglio dire, se vogliamo fare una cosa che è sensata, siamo disponibili e sono disponibile a votare qualsiasi atto che vada in questo senso, senza rivendicare nulla, perché non è questo quello che voglio fare. Facciamo una cosa condivisa insieme, citando tutte le carte, compresa l'ultima, quella dell'8 settembre, che non è citata, dove non è stato solo chiesto ad Acea, ma l'ufficio tecnico, Lancellotti, Latina, non ha firmato Silvestri per una questione di competenze, per cui di conflitto che si potrebbe creare nel procedimento. Ad Acea ed è Telecom, perché sono anche pari della Telecom che sono in mezzo alla strada, quindi vogliamo fare un atto che sia condiviso, che sia, noi siamo disponibili a votarlo. Se invece quest'atto vuole rappresentare, e qui vengo la parte antipatica, non dalla consigliera Lenci ovviamente, non dalla consigliera Lozzi, probabilmente dal consigliere Matronola, quello sì, e dagli altri firmatari, uno sterile attacco all'assessore ai lavori pubblici che non ha fatto il suo lavoro, io su questa cosa non ci sto.
Questa cosa non ci sto, perché ve l'ho detto da tanto il ragazzo è morto nel 2009 e i pali ci stanno lì ancora prima, perché il piano particolareggiato è scaduto al momento del piano regolatore, quindi nel 2008. Quindi siccome le responsabilità sono molteplici, dire che è solo un anno, perché da un anno che non ci sta, non si è risolto il problema, è vero che non si è risolto il problema, ma Acea vuole i soldi, Acea vuole i soldi. Quindi facciamo un atto, quindi io... No, vabbè. Quindi la preghiera che faccio, ma nello spirito della massima collaborazione, quindi voglio dire, scevri da ogni tipo di condizionamento, di voglio dire, pretestuosità, io vi chiedo di ritirarlo stato, portate in commissione, fate quello che vi pare, facciamo la risoluzione seria che impegna il sindaco, prendiamolo per bavero, che Acea ci mettesse i soldi che deve fare, su errori che però sono stati commessi, questo dobbiamo dirlo, sono stati commessi a 360 gradi da tutti, in primis la politica di allora, perché i pali stanno lì dal 2007-2008, non dal 2013, ok? Quindi è una preghiera che faccio al di là della mia appartenenza politica, proprio come persona, alle persone che hanno sottoscritto questo atto, impegnandomi, come ho detto, in prima persona a collaborare affinché il Consiglio del Municipio approvi un atto forte, che sia incisivo e che risolva gli avvisi di garanzia e l'iter giudiziario non lo possiamo fermare, ma che risolva quantomeno il disagio di quei cittadini che non c'hanno i pali, perché effettivamente c'è quelli che gli hanno tagliato e quell'altro che stanno in mezzo alla strada, che permangono a rimanere in mezzo alla strada dopo che una persona è deceduta. Quindi questa è la vergogna della vergogna, e speculare su sta cosa io non ci sto. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Cofano. Grazie Presidente. Apprezzo l'iniziativa lodevole della consigliera Lenci, che ha ribadito il fatto che quest'atto è stato presentato diversi mesi fa ormai, nella commissione anche da me presieduta. Al di là delle vicissitudini, su cui non entrerò ovviamente nel merito in quanto sono già state discusse in commissione con i commissari in merito anche al proseguimento dei lavori della commissione da me presieduta, dove comunque ho manifestato inopinabilmente anche sicuramente dei limiti che sono stati posti da parte della mia persona per alcuni proseguimenti dei lavori della commissione. Dopodiché c'è una linea in cui le responsabilità del Presidente cessano e iniziano le responsabilità anche di qualcun altro, e anche questo è stato un elemento per cui oggettivamente i lavori nella commissione che ho presieduta sono stati insufficienti per molte settimane. Detto ciò, entrando nel merito dell'atto, i consiglieri che mi hanno preceduto hanno anteposto già tutte le varie sfaccettature di ciò che è avvenuto. È stato fatto comunque un percorso storico di ciò che ha caratterizzato via del Fontanin da Lagnino, il drammatico e tragico evento del 30 agosto del 2009 e la mancata prosecuzione da parte di Acea nel ripristino dei pali. Sull'atto io la penso esattamente come il consigliere Poli, e sono contento che sia emersa e che non sia emersa direttamente da me in quanto presidente della commissione, perché poteva anche sembrare quasi una forzatura. Ritengo che l'atto debba subire qualche lieve modifica, ma una modifica non sostanziale nel merito, una modifica perché il municipio dal 30 agosto 2009 ad oggi, con i nostri uffici tecnici, con gli organi competenti, hanno prodotto degli atti, hanno consolidato quella che era un'esigenza di quella strada, perché sennò se noi non mettiamo all'interno dell'atto quelli che sono stati le richieste da parte del nostro municipio, sembra che comunque i nostri uffici tecnici non hanno fatto nulla, non si sono mossi, non si sono mobilitati. Se veramente si pensa questo, allora ben vengano davvero i commissari del prefetto
a verificare su tutto quanto, ma ciò ritengo che i consiglieri presenti in quest'aula chiaramente non lo considerano, per il rispetto e per l'autorevolezza che i nostri uffici con l'autorevolezza con cui i nostri uffici quotidianamente affrontano i problemi del nostro territorio. Per cui io colgo la stessa istanza, cioè faccio un invito in cui comunque questo atto diventi un atto autentico, efficace, anche perché oggettivamente se noi presentiamo l'atto per quello che è adesso, in cui emerge chiaramente un'esigenza reale da un anno e mezzo a questa parte, Acea dice vabbè, ma io ho anche elementi, ho anche lavori che dovrei fare da molto più tempo, per cui posso dare una priorità anche ad altri atti. Noi in questo atto dobbiamo esprimere secondo me tutto il malessere, tutta l'esigenza che vive il quadrante di Morena per il ripristino di quei pali, per cui fare veramente un cronoprogramma, una storia in cui dagli anni 90, da quando si è costruito in quella zona, e i pali si sono trovati in mezzo alla strada, per cui era una strada che non era a norma di fatto, già da allora avviare quella che era l'emersione dei problemi per il ripristino da parte di chi di dovere. Per cui colgo anch'io l'invito che è stato fatto dall'intervento che mi ha preceduto, e valutare di rafforzare l'atto inserendo questi elementi che sono fondamentali per la riuscita dell'esito che tutti noi auspichiamo. Grazie. Grazie consigliere Cofano. Consigliere Vitrotti. Sì, grazie presidente, pochi consiglieri che siamo rimasti. Io vorrei, forse ho capito male io, è normale, io insomma non è che ho dei limiti, quindi non capisco, però ho chiesto qualche giorno fa alla consigliera che si è appunto resa disponibile poi a portarla all'attenzione di tutto questo consiglio informazioni circa lo stato dell'illuminazione proprio nella strada citata. Certo, lo sappiamo, a seguito di quel grave incidente che purtroppo ha segnato appunto la morte di un giovane quindicenne. La risposta è stata sostanzialmente, purtroppo per tutti noi, insoddisfacente, nel senso che non aveva gli elementi, no, problema nostro, non è un problema suo, perché se noi non abbiamo gli elementi, e io non abito a Morena, ma se voi non avete gli elementi, perché voi incontrerete i cittadini di Morena molto più di me, e vi chiederanno informazioni, ovviamente voi dovete avere gli atti, abbiamo detto, abbiamo fatto, e soprattutto ci evitiamo ogni volta di entrare dentro sta spiacevole situazione in cui sembra che si facciano le cose per speculare. E io dico, come ci viene solo in mente di poterlo pensare una cosa di questo tipo, se non un po' di stanchezza da parte, ma questo forse l'abbiamo detto già cento volte in quasi due anni, la stanchezza di non essere costantemente informati rispetto alle cose che vengono chieste e sottoposte. Vuol dire che io non metto in dubbio il lavoro fatto in una commissione a cui tra l'altro io non faccio parte, quindi non so se è stato fatto, come e perché, e è lontano da qualsiasi consigliere mettere in dubbio il lavoro che è sicuramente importante da parte degli uffici e degli uffici tecnici, che sicuramente è stato fatto prima, dopo, oggi. Io l'ho detto già una volta, io non c'ero prima, la fortuna di questo consiglio è che gran parte dei consiglieri sono pure nuovi, quindi non ci guardiamo dietro, è sempre un problema nostro comunque, non è un problema mio, quindi non ci guardiamo alle spalle ma cerchiamo di guardare avanti. Vuol dire che se un problema non viene è sollevato più e più volte in commissione, e se un problema viene più e più volte in commissione non adeguatamente messo all'ordine del giorno, allora io l'unico strumento che ho è quello di venire qui e chiedere illuminazioni non solo quelle stradali ma generali, perché altrimenti oggi io vengo a scoprire che c'è l'atto fatto qui, l'atto fatto, ma che me lo dite oggi? Ma che ce lo dite oggi? E ve lo dico proprio io, che sono l'ultima persona che ve lo dovrebbe venire qui a chiedere, visto che l'assessore, il vicepresidente di questo municipio, appartiene pure al PD. Chiaro? Quindi non è che qualcuno glielo deve andare a chiedere. Allora,
se bisogna lavorare, l'ho detto in occasione di Appio Primo, l'abbiamo detto in commissione di altre, se dobbiamo lavorare, dobbiamo avere gli strumenti per farlo. Se no, certo, si butta tutta in caciara, è una speculazione, ma dopodiché lì il problema rimane e noi le risposte non le abbiamo date. Poi il lavoro è stato fatto, ma chi lo mette in dubbio? Voi che lo state qui oggi a rivendicare, non io che non lo conosco. Cioè forse qualcuno le levate di scudi ogni volta a difesa di qualcuno o di qualche altra cosa, ma io non devo difendere niente e nessuno se so che io ho fatto il mio lavoro. Non lo devo difendere qui. Io qui devo venire che ho la cartella in mano. Quante volte avete portato gli atti in commissione, visto che li citate? Io manco li conosco. Allora, di che cosa parliamo? Allora, chi è che sta speculando? Allora chi è che ogni volta deve mettere ombre rispetto a quante già ce ne sono, purtroppo troppe? Perché si pensa che quella non è una questione che deve essere condivisa con tutti. È una questione personale che io mi vedo guacea. Ma do si è mai visto? Do si è mai visto? C'è un problema, vado nella commissione preposta, visto che mi viene continuamente sollecitata da parte di un membro della commissione, vado lì, porto le cartuccelle, faccio una bella riunione. Perché la commissione non ha prodotto un atto, se tanto vi siete spesi a parlarne? Non ho capito, Ma io mi perdo pezzi qua, perché può capitare, io ho tante altre cose da fare, giustamente la commissione si occupa di cose importanti, l'assessorato che ha la delega c'ha tanta roba da fare, io non sto mettendo in dubbio questo. Dopodiché perché se tanta era l'esigenza non solo di avere qualche sporadica mozione fatta negli anni in solitudine, fa onore a chi l'aveva presentata a suo tempo, oggi ci troviamo esattamente nella stessa condizione. Esatta, tale e quale. Allora lì andava bene, qui però oggi stiamo speculando. Beh, attenzione a come parliamo, perché come ho ribadito prima, che c'è qualcuno fa le marchette così e si usano modi di, o qualcuno asfalta o qualcuno dice o qualcuno, con la stessa leggerezza probabilmente si fanno levate di scudi, quando forse bisognerebbe cercare di capire che le cose si devono fare in un altro modo. Io lo ridico e lo ripeto, non mi stancherò mai di dire che in questo modo noi stiamo lavorando male, e ne vale della responsabilità da consiglieri di tutti noi. Se io sbaglio, sbaglio. Se io mi so distratto, mi so distratto. Questo mi preoccupa, consigliere Giuliano, non mi ridica più volte, perché cade per cortesia. Dopodiché o si fa un passo in avanti oppure ogni volta noi saremo costretti a usare questi strumenti, cioè quello che c'ha un singolo consigliere, venire qui a proporre la cosa al consiglio, sottoporla, stare qui fino alle 7 di sera e poi qualcuno dirà voi strumentalizzate, voi fate, voi... purtroppo invece la situazione, finché non si capisce che deve andare in un altro modo, questi sono gli unici strumenti che noi consiglieri abbiamo a disposizione. Quindi è per questo che io ho deciso di sostenerla quella mozione, è per questo che io l'ho sottoscritta, non per dire a qualcuno che il suo lavoro non l'ha fatto, perché quella è una roba che non vorrei vedere dentro questo consiglio. Se la vedremo da qualche altra parte, forse. Le responsabilità non vengono accertate in consiglio. In consiglio si discute delle questioni che, se non vengono affrontate, è giusto e sacrosanto che un consigliere le venga a portare all'attenzione di tutti. Si vuole entrare nel merito delle questioni? Entriamo nel merito delle questioni. Non nascondiamoci dietro le false, perché sono false, preoccupazioni politiche di qualcuno. Quelle si guardano nei gruppi politici. Sono la prima qui a dirlo, perché ripeto, quell'assessore fa parte del PD e quindi è un problema se io le cose non le so. Grazie. Ultimo intervento, consigliere Lecci. Forse prima, per il fatto che c'è stata un po' di confusione, non sono stata chiara. Io non sono qui con questo atto per criticare nessuno. Sto solamente dicendo che c'è questo problema e che bisogna cominciare a occuparsene, punto. Non ho detto che hanno sbagliato gli uffici, addirittura non mi sono permessa neanche di citare il ragazzo, proprio per non strumentalizzare, visto che il ragazzo lo conoscevo benissimo. Quindi io questi giochetti francamente non voglio che mi si dicano, proprio perché ho evitato, proprio perché sono di Morena e proprio perché conosco la situazione e proprio perché la sento. Però sto qui perché sto dicendo che
qualcuno qualche giorno fa, adesso mi sbottone e dico tutto, ha fatto un piccolo penna veloce, qui ci abbiamo, che fa un sacco di comunicati stampa. Dove sta adesso? Se n'è andato? Che scrive che noi ci facciamo le poltroncine, i gettoncini. Allora, questa mozione, penna veloce, dov'è? L'ho presentata 7 mesi fa e sono 7 mesi che sto aspettando che qualcuno se ne parli in qualche cazzo di commissione. E non è possibile. E non sono qui per strumentalizzare, perché io volevo fare un atto che non andasse a offendere nessuno, ma che avesse una soluzione sul territorio, perché portare questa cosa che c'è scritto Lenci Federica me ne sbatto altamente, perché non sto qui per fare questo e, non me, e me ne frego di questa cosa. Tanto per, mi scusi, ma dopo 8 mesi penso che scapperebbe la pazienza pure al santo. Allora, io proprio per far vedere che non ho proprio nessun motivo di strumentalizzare, la prendo questa qui, la strappo con la mia firma e la riportiamo dove volete e far sì che sia una soluzione, perché Morena, per esempio l'extragra, ci abbiamo le strade non conformi, ci abbiamo questo, ci abbiamo quell'altro e chi se ne frega, esiste però. Allora, se non la vogliamo più ci mettiamo una bomba. Allora, siccome il problema c'è, va affrontato e va risolto come amministrazione, altrimenti andiamocene a casa che facciamo meglio. Grazie. Scusate. Allora, intervento su prima di passare al alla dichiarazione di voto, siccome la consigliera Lenci è la prima firmataria, consigliera Giuliana, per favore, ha prospettato l'eventualità di poterla ritirare. Io devo chiedere a tutti i firmatari, chiaramente, se sono d'accordo nel ritirare. No, no. Allora, io sono anche disposta, però mi si deve dare. Essere disposto. No, io sono più. No. Vorrei fare questa proposta che venga fatta a gennaio e che si risolva la situazione il prima possibile. Perché se io adesso la ritiro e non la portiamo a votare, e poi rifacciamo di nuovo 7, 8, 10, 15 mesi, e no, non si può fare. Altrimenti la metto in votazione e poi vediamo cosa succede. Allora, ripeto, però per essere ritirato devono essere d'accordo, scusate, devono essere d'accordo tutti i firmatari. Per poterla ritirare devono essere d'accordo. Scusate, però. Scusate. Non mi interessa il comunicato, conservatore. Allora, non mi interessa il comunicato. Allora, per poterla. Scusate, per cortesia, per poterla ritirare devono essere d'accordo tutti i firmatari. Allora, i firmatari sono Lenci Federica, Monica Nozzi, Valerio Riprotti, Rocco Stellitano, Giuliano Fulvio e Umberto Matronnola. Allora, c'è qualcuno dei firmatari che è contrario a ritirare l'atto? Tutti i firmatari? Scusate, consigliere Lenci e consigliere Nozzi, per cortesia. Allora, ci riuniamo i firmatari. Allora, vabbè, consiglio sospeso 5 minuti. Allora, riapriamo il consiglio. Consigliere Lenci come prima firmataria, cosa ci dice? La parola a me. Allora, consigliere Lozzi, prego. Sì. I firmatari accettano di portarla in commissione e trasformarla in risoluzione solo se è il primo atto di gennaio che viene votato e portato al Consiglio. Visto che la documentazione c'è tutta, visto che siamo tutti d'accordo sull'argomento, basta semplicemente portarla alla commissione il 9 gennaio, votarla e mettere al calendario al primo Consiglio. Sentiamo il consigliere, scusate, per favore, consigliere Matronnola. Sentiamo. Nelle eventuali varie sarà messa all'ordine del giorno. L'eventuale varie si può fare? Sì. Va a gennaio. Presidente. Scusate. Presidente Cofano. Presidente Cofano. In consiglio così ci sono le telecamere, non è soggetto a interpretazione. Domani convocherò al termine della commissione già convocata la prima seduta utile per mi sembra che sia il 9 gennaio, l'ordine del giorno con il ripristino dell'illuminazione e la mozione che d'accordo è stata presentata oggi. Va bene, grazie consigliere Cofano. La mozione è ritirata. Consigliere Chius, prima di chiudere permettetemi di fare gli auguri di buon Natale, buone feste e anche gli auguri alla Presidente per il compleanno di oggi.